Bentrovati con Training Grounds, la nostra rubrica di partite di prova allenamento giocate offline che vi portiamo sul canale quando non abbiamo possibilità di giocare in live. Quest'oggi abbiamo una partita giocata qualche settimana fa, ma che, come ormai è tradizione, pubblichiamo la settimana in cui esce il dataslate perché, causa di forza maggiore, non riusciamo a giocare in diretta sul pezzo. Ciononostante, questa partita, abbiamo notato, sarebbe cambiata a zero post data slate perché i punti di entrambi gli eserciti o le regole dei modelli giocati sono bene o male le stesse. Infatti, quest'oggi abbiamo la missione 17 del Parian Nexus Companion su layout 3, l'Adeptus Mechanicus di Igor che ci porta il distaccamento Cohort Cibernetica con Belisarius Crawl come Warlord. Due Data Smith, di cui uno con il Necromechanic Enhancement, un Tech Priest Engineer, tre unità da 10 Skitari full optional, un Archeopter Stratop, Archaeopter Strataraptor. il volante del mech, due unità da 4 Castellan con i pugni, due Onager Dawncrawler e un Scorpius Disintegrator. D'altra parte, l'armata di Giovanni Caledi, ormai conosciuta come Pacific Rim, ovvero tanti mostri grossi, che ci porta lo Swarmlord come Warlord, il Tirano Alveare con cannone benefico e spade frusta con Adaptive Biology, un Neurotiranno con Alien Cunning, una Biovra singola, due Esocrini, un Maleceptor, tre Reveners, un singolo tristissimo sciame, due Screamer Killers, una Guardia del Tiranno, due unità da 6 zoantropi. Ora vi lascio ai nostri giocatori. Ah sì, magari se facciamo alfa, beta, gamma e Ci cosa. sta, ci Allora, sta. Forse per posso fare delle missione di cose un po' oggi, diverse. missione Q, se non erro, Prima che muoia, esatto. sostanzialmente è lancio di rifornimenti la missione primaria, quindi supply drop, abbiamo si fanno punti con gli obiettivi in mezzo campo. L'alfa scomparirà, randomicamente si sceglie uno per essere l'alfa e uno per essere l'omega. L'alfa scompare a inizio del quarto battle round, omega è quello che invece rimane perché il quinto battle round si toglie l'altro. E si fanno 5 punti, 8 punti o 15 punti a seconda di quanti ne rimangono. E schieramento appunto a scalini, sweeping engagement, e poi regola di missione e Swift retaliation, escalation repentina. Sto dicendo parole a caso per Esatto, l'avversario. escalation repentina, quindi si possono rimettere in riserve il battle line, ma non l'abbiamo fatto che Non non ho. ho battle line. Perché Quindi infatti io scegliamo mi sono dimenticato. 1, 2, 3, 4, 5, 6 per essere l'alfa. Alfa, quindi quello che si è levato il primo. 3, È 4. in centrale, ci sta. Mannaggia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 per essere l'omega, Che è quello che quello che rimane. rimane, ti prego. Rimane quello. Non ho commenti per te, Giovannino. Abbiamo già cominciato a dimostrare l'abilità principale del mio avversario qua. Quindi questo va via al 4 e questo va via al 5. Yes. Bene, poi finisci il tuo patetico movimento di scout. Sono scimunito. Prego, vai avanti. Inizio quindi del primo battle round. Un Assolutamente vero. CP a te, ma Mi un rendo conto CP che ho a già sbagliato una me. cosa e questo coso lo dovessi capire. Un CP a no, l'ho dato a te. Ok, un CP a me Io mi in più offendo. perché c'è il signore Shami che mi dà un CP in più. Io sono flotta d'invasione, scelgo ovviamente, visto le grandi quantità di veicoli e mostri, avere i letali contro veicoli e mostri. Assolutamente vero. Quindi, movimenti. No, aspetta, fase comando, abilità di fase comando. Il Neurotiranno usa la sua abilità per dare sinapsi. Non ci arriva lì, mannaggia. Ludiamo a questo esocrino qui e questo della Biovora qua. Biovora. Esatto. Altro non abbiamo da fare nella fase comando, non ho abilità da dare e quant'altro, quindi passiamo alla fase movimento. Allora, posso? Oh, io sto aspettando, sto guardando Intensamente. con ansia e Trepidazione. trepidazione, molto bravo. Il classico momento, mamma, sto pivotando.
Questo sta fermo perché vede, l'ho rischiarato per vedere bene i Castellan. Speriamo di... Che forte giocatore. Esatto, quando si gioca bene. Speriamo di fare qualcosa per questi Castellan. E niente. Allora, abbiamo detto. Tu sei... Lui ha l'ono. Valuta pure le tue distanze, non mi interessa. Allora, i miei zoantropi a sto punto allora avanzano. Tanto non posso sparare qui. Nient'altro. Tu sei lei. Che veloci! Che veloci! Passando da un sono... grandissimo movimento di 5 pollici a un movimento di ben 6 pollici. Sono fulminei. Sono virali. Non si vedono neanche da quanto velocemente stanno attraversando il campo di battaglia. Devo dire la dottrina e il cantico di Cole. Allora, cantico di Cole, dato che non avevi comunque molto comprato come spararmi, avrei messo il reroll degli uno per colpire. E la dottrina che io selezionavo sarebbe stata molto probabilmente, dato che non ci sarà melee e non mi arriverei ad attaccare in corpo a corpo questo turno, sarà stato molto probabilmente il heavy e più uno VS eccetera eccetera. Ok, e abbiamo quindi fermo per avere levi, mosso, mossi, mosso avanzato, mosso, mosso, fermo, tiro. Vadi. Cosa di tiro? Mi dica tutto. Mi dica tutto. Allora, biovora. La biovora biovora. Sta biovorando dappertutto. E ti biovora qua. Immaginavo. Eccola qua. Biovora, così abbiamo un altro angolino. E non posso finire o iniziare avanzare? Se tu finisci... Entro... Non puoi iniziare o finire avanzato entro 6 pollici da lei. Certo. Se, e poi se un qualunque movimento che passi entro 3 pollici da una mina, quella mina esplode e fa mortali. 1 dal 2 al 5, di 3 al 6. Mm-hmm. Quindi questo ha sparato. Quelli non hanno, non hanno vista. Questi non hanno vista. Questo non ha vista. Questi due sì. Certamente. Partiamo prima con quello che ha. Che è rimasto fermo, con levi. C'è qualche stratagemma da usare che non mi ricordo più come funziona il mio esercito. Abbiamo 2 uncp. Allora. Corte cibernetic. No, giusto, mi ero dimenticato. Tutti i miei stratagemmi sono utilizzabili solo nella mia fase di comando. Tutti gli stratagemmi di questo detachment. Non hai strategemi reattivi? Figo, dai. Va bene, quindi ti sparo. Spari. Di 6 più 3 più 1 perché sei in meno 5, almeno 5 modelli. 8 colpi. 8 colpi. Al 2. Sì. Perché sono heavy. Ricordiamo che io ho i 6 letali per il distaccamento, ma in realtà anche perché sono a 6 pollici da quello. Forza 9? Forza 9 perché me l'hanno aumentato, ma non cambia niente. Infatti. Questo primo turno, ricordiamocelo. 4 in totale, meno 3, 3 danni, sei in cover, quindi 4 al meno 2, 3 danni. Quindi al 4! 4 al 4. Quanti 3 danni? 3 danni in 1. Ups. Quindi vedo 0 morti. E vedo 6 danni subiti e 1 mortale per te. Va bene. Allora, senta, non li segno neanche per ora perché devi sparare col secondo. Ricordiamoci che uno di loro ha una ferita rimasta. Esatto. Secondo. Vadi. 5. Certo. Quindi 9. Questo colpisce al 3, ma abbina gli 1 grazie alla regola dell'altro. Giusto. Perché bisogna ricordarsi le regole del più esercito. E vedo che tiri una quantità incredibile di 6. Bene, sono 4 lethal. Complimenti. Questi di Bino. Certo. Ma sono un altro lethal, che è una parola. E questi a 5. 5. Vai, sono 7 salvezze. Io vorrei valutare la statistica di questa 7 cosa. 7 salvezze al 4. Ma avrei paura. Tanto adesso ripara. Sì, guarda come no. Ah, uno morto. Uno morto, un altro morto. E uno becca 3 danni. Complimenti, Giovannino. Bene, vediamo se esplodono. Uno esplode. Quindi 4 danni beccati da un altro. E vedi se... due boss, dovevi vedere se erano entro... Ah sì, anche sicuramente schitari. Erano in range degli schitari, quindi lo schitare Yoink.
cominciamo così. Io penso che al secondo turno me ne vado, te la do vinta e sarà un contenuto assai povero per il canale. Ma vediamo come va. Quindi sparato, lui non può sparare, anche se è coso. Certo. E fine del mio turno. Chiaro. Avevo detto sì. E lo faccio. Non ancora Bring It Down perché devo uccidere l'unità. Però lui è aggregato all'unità, no? Non è parte del datasmith, quindi basta uccidere Castellan, vero? Sì. Ok. 3 punti di engage. 2 punti di engage. Yoink. Bene. Vada, buon uomo. Allora, prime cose per prime. Devo cambiare... vado in fase di comando e dobbiamo andare a un spiatesta. Pesco le carte. Questo è un altro, giusto? Sì. Non che ti cambi qualcosa. Hai bisogno. No, io le pesco meglio. Peschi meglio, perché hai in ogni turno esattamente le carte che vorresti pescare. Quindi, numero 1, enemy hostile objective. E numero 2, però hostile objective posso rimescolarla e pescare un'altra. E numero 2 è, non so come si chiami questa cosa in inglese, è stabilire punto nevralgico. Establish locus. Ok, questo è, prima ne pesco un'altra e poi rimescolo questa. Uh-huh. Establish locus, non so cosa devo fare. Entro zone scavate l'avversario entro 6 pollici dal centro del tavolo. Alla fine del mio turno, se sono se dal centro. E poi teleporto a Mervecchio. Ah, ok. Quindi azione in centro o azione nella mia zona. E calde horde. Sfoltire l'orda. Che non puoi. Non puoi fare. È unità di fanteria, quindi devo scartare questa carta e pescare una nuova. Sì. Scarto questa e pesco una nuova. Che è sabotage. Azione. Sabotaggio. Puoi fare una azione dentro la zona, dentro un scenico, giusto? Sì. Così ritiro, unità della trovata che si trova entro un elemento di terreno e non entro la zona di schieramento. Quindi nel prossimo turno dell'avversario, la tua unità, se la tua unità si trova sul campo, sabotaggio, 3 punti. Se è nella zona di nessuno, mentre 6 punti se nella zona dell'avversario. Chiaro, chiaro. Bene, ok. Bene. Fatto questo, devo decidere. Abilità di CP. Abbiamo. Cole già scelto il sino calmo sul turno. Quindi Cole ha già detto che rollo gli uno per colpire. Devo scegliere in fase di comando i protocolli dei Castellan. Che diranno molto probabilmente. Quanti CP ti metti? Non vedo un attimo. Ok. 2 a 3? Sì, 2 a 3. Bene. Ne hanno 3 e ne hanno 2. Altre cose in fase di comando, devo decidere i protocolli di Castellan, quindi sì. Loro faranno protocollo melee, okay. Perché non c'è altro da fare, e loro andranno anche in protocollo melee probabilmente, qua dovrò vedere. Mimeli. C'è una carica estremamente unlikely, ma posso provarlo. Va bene, allora, altre cose, devo fare i miei stratagemmi subito in fase di comando, come dicevamo. Quindi, stratagemmi. Stratagemmi, hai 2 CP. Indeed, in vero, tengo 2 CP. Cosa vogliamo farci? Ne posso dare il laser? Vedere, lui vede. Questo è buono. Lui deve vedere dove muoversi. Allora, spendo un CP. Sì. Cosa? No, che controllavo che per sicurezza fosse entro 48 la mina. Sì. Vabbè, ma da là penso che colpisci tutto. Sì, sì, sì. Meno okay, che non fosse qua proprio. Non sono sicuro. Va bene, e ho speso un CP per dare a questa unità di Castellan più 3 di movimento e più 1 per avanzata e carica. Ok, quindi un CP in meno a 3. A questo punto penso che altri CP non ne vorrò spendere. Perché altre cose non mi sembra tanto plausibile. Questo qua colpisce già al 2 quei cosi, questo qua colpirà al 3. Sei entro 36. Ah sì, lui mi fa fare il stratagemma gratis tirando. Sì. Al 12. Va bene. Altre cose? No, dovrò decidere dove fare le azioni. Un'unità. E devo fare... Nella zona di schieramento tua o entro 6 pollici al centro del tavolo? Mi sa che mi prenderò i 2 punti vittoria del centro del tavolo e starò zitto. Movimento. Ah no, giusto, ancora una cosa devo fare. Lui ripara, tra virgolette, questo veicolo e gli dà fino a pain al 5. Ok. Fino alla mia prossima fase di comando. Va buono. Quindi fase di tiro. Movimento. Dovrei aver veramente finito adesso. Fase di movimento. Allora,
Loro hai detto che si muovono di 8 e 8 6, e giusto? 6. Puoi avanzare e caricare? No. Okay. Posso avanzare e sparare. Comunque, boh, quindi il vect del segnale dello sciame funziona un po' poco se vuoi usare. Se sei. Se sì, tu, cioè, cioè, tutti i tuoi cosi funzionano nel comando, però vabbè, su quelli normali. Sì. 12 pollici. Loro sono fanteria? Fanteria. Interessante. 12 pollici. Quindi i tuoi schietari sono. Guarda, l'isocrina dicevi 8 pollici di movimento? Sì. Posso avanzare e sparare, ragazzi, certo, quell'altro. Certo, però dovresti fare. Guarda che hanno armatura a 7 le spore. Guarda, fortissime! Come fanno ad essere così forti? Quindi adesso entrambi le unità Karstena non sono più in quella resistenza 10. Esatto, non sono più resistenza 10 ma resistenza 9. E quella. Quelli là sono in tiro e quella di in corpo a corpo? Sono entrambi in corpo a corpo. Sono entrambi in corpo a corpo. Ok. Modalità melee. Va bene. Poi, allora. Lui sta fermo perché il heavy ti vede, ti spara, ti colpisce al 2. Siamo contenti così. Mm. La vita è bella e ci sorride. Cosa vuoi dire? Cole invece potrà venire un pochino più avanti perché viene avanti schioccando le dita lentamente. Ah, si sì, ha pivotato, ma tanto movimento c'è. Il movimento ce l'ha, tranquillo. Pivot! Il tuo schitare ha pivotato? Penso che anche non l'abbia neanche fatto. Poteva restare così, guarda. Poteva restare in questa formato qua, così non doveva pivotare. Giusto per, perché non l'abbiamo detto, quindi diciamo che non abbia pivotato. Sì. Quindi pivota perché si porta dietro il muretto. Quindi questi sono di 9 adesso. Esattamente. Come si ferma? Scusa, Cole. Ah beh, in realtà Cole va bene che tocchi l'obiettivo, quindi questo colpirà il 2 e non avrà nulla, va bene così. Allora, poi, devo fare un paio di missioni. Sì, per fare le... Per fare la missione, per il sabotaggio, devo essere interamente comunità dentro? No, devi essere dentro. Devo essere dentro. Sì, e tecnicamente non serve neanche che sia... Cioè, dopo si completa alla fine del mio turno se quell'unità è sul campo. Ok, e deve essere uno scenico che sia esterno alla mezza di schieramento, sì, interamente. Sì, che quindi sono... No? Sabotaggio. No, ok. No. Ah beh, ma comunque fuori dal schieramento. Sì, per... tu devi essere fuori. Il scenico può anche entrare nella zona di schieramento. Ah, ok, va bene. Quindi... Per esempio, con questo elemento scenico qua dovrebbe andare bene. Sì, devi però spostare in modo che... Sì, sì, certo, dovrò. Beh, con questa unità qua dovrò essere poi da mettere le schermate, semplicemente. Va bene, misuriamo. Sì, dentro la zona di schieramento chiaramente non era possibile questo turno, quindi me la sto zitto e me la piglio. Uh-huh. Allora, loro si muoveranno per essere entro 6 pollici dal centro del tavolo, quindi basta che siano, insomma, sia così. Devo essere interamente per fare questo turno? Entro 6, quindi non deve essere interamente, quindi basta che lo vedo lontanamente. Uh-huh. Quindi questa unità qua, dato che il tiranno lo vedo sicuramente con tutto. Cole e in range solo se sparo per primo, con gli altri sparerò dopo. Il neuro tiranno. Allora, poi questa unità qua invece vuole toccare minimamente questo scenico, in realtà posso anche farlo su quello. Venire un po' avanti, sì, tanto. Ti esponi, diciamo. Sì, modelli. Tanto. La maggior parte del tuo esercito è di là, insomma, anche se espongo un'unità di schitari in più. Non gli tuoi. Grasso che cola. Vai, dato, spero che moriranno almeno un paio. Almeno un paio. Almeno un paio. Quindi. Quelli fa l'azione per coso, quello è cleanso, quel che sei. Però sarà alla fine. Sarà nella fase di tiro, immagino. Sì. Sì. Quindi, altri movimenti. Allora, lui non si è ancora mosso. Uh-huh. E penso che avanzerà. Perché okay. Sì. Io tanto non c'è niente da fare. 3. 9 bei bellissimi pollici di movimento. Ah, oh, forza. Maratona. Maratonetta, esattamente. Non vuole andare a Castellan, perché Castellan, se Dio vuole, sarà nei miliardi alla fine di questo turno. Per vedere, penso che non possa vedere niente questo turno. Fa così e dopo si sposta, così resta anche sull'obiettivo. Quindi lui farà 6 pollips. Quindi fine movimento? Direi di sì, ho mosso tutto, no? Mi pare. Penso di sì. Dovrei averlo sotto. Sì, tranne quello che deve rimanere fermo. Sì, è stato questa cosa qua che vuole heavy. Quindi fermo. Fase di tiro.
Il neutron laser si è dato a Heavy già di suo di base, come se gli servisse, ma non ha più blast. Va bene, allora, fase di tiro. Cominciamo con le cose veramente stupide, cioè loro non vedono niente, quindi sparano. Questo tizio qua spara la mina spawn. Va bene, possiamo cogliere la mina spawn. Magari tiro di merda. Che va bene, tira. Sono di 6 colpi. 2 colpi, ferisco al 2. Qua. Ecco, ciao, la mina spawn. Esplode al 2 con 9 pollici di gittata. Non ho capito. Altro. Non ho capito cosa sta dicendo il mio avversario. Altro, cominciamo con lui perché spara il suo atomizzatore solare sui zoantropi. Ok, un CP, io mi do Feel No Pain. Chiaramente. Questo me lo ricordavo. Chiedo scusa, sto passando avanti e indietro mentre lui cerca di guardare, sto dando tanto fastidio. Ok. Fino appena al 5. Fino appena al 5. Allora, io atomizzatore solare sono di 3 colpi con blast, quindi sì. Di 3 più. 3 colpi. Questo colpisco chiaramente al 2, erano gli 1. Ok, se servisse un po' così. E ferisco al 2. Forza 14. Sì, dai, dai. 2, invulnerabile. Invulnerabile a 4. Salvo 1, danni? 3. Fino a 5. 6. È vivo. Rimane con una ferita. Rimane con una ferita, molto vero. Cominciamo a sparare le altre cose su di loro, perché penso di non avere altro tiro in realtà, dopo che ho finito questo, no. Questi cupoli qua. Perché quelli non mi... Il maleceptor e il killer urlante non ve lo vede nessuno. Esatto, esatto. Io non ti vedo nient'altro in tutto quanto, quindi penso che sia tutto così, tutto qua. Allora, ti leggo io. Dovrei avere 9 dovrei avere 9 colpi di stabber, cominciamo con quelli sicuramente. 3 di questi colpisco al 3. Sì. Non ho sustained. E non sono di 5. Questi al 5. 2. 2 almeno 0. Io penso che sei in cover. Sì, ma io in realtà quanto c'ho di armatura? Sei 4 se sei a posto. No, c'ho 5. Quindi 2 fino appena 5. 2 fino appena 5. E uno è morto. Fa questo verso qua, esatto. Sì. Okay, mancamento. Ma poi non capisco perché non funziona questo. Vabbè, c'ho io qua, cosa adesso vuoi? Ok, ce l'ho. Perfetto. Ferrumito? 3 colpi di cannone ferrumite. Sei un'unità di mostri e quindi sì. Ho più uno a colpire, quindi colpisco al 2. Perché al 2 non si è mosso? Eh sì, ma ha più uno BS. Ah, giusto. Che birbo. Perfetto. Al 2. Al 2. 3 2. Speriamo bene. No, speriamo bene, no. Nice. Fammi pensare. Voglio morti questi zombie. Non li voglio più vedere. No, li faccio passare, io credo nel cuore delle carte. Ok, sono di 6 colpi, 2-6 più 1 danni in 1. Una volta. Ups. Eccolo. Non so tirare. 4. Fammi fare fino a prendere. È vivo. Secondo. Una ferita. 3. È morto. Morto. E terzo. 3. E quindi sarà vivo. Appunto. Va bene. E Disruptor Missile Launcher per finire. 3 colpi al 3 perché è un OBS. Sì. Entrano tutti, forza 9 al 3, ma tu in link. 3 invulnerabili. Vabbè. Non si può ragionare con Giovannino. Vabbè, ne ho messi 2. È troppo forte. Quello che ho sparato ci stava. È troppo forte per me. Boh, allora, granchietto l'altro. Vediamo quale granchietto spariamo allora. Quello che è stato fermo o no? Quello che è stato fermo. Sono 6 colpi di stabber. Colpisco al 2 perché è heavy. E heavy è più OBS. Non è per un crawler. Quindi ne fallisco 2, ma ne rientrano 2 di sustained. Al 5. E ne abbiamo altri 2. Yes, uno passa al 5 fino a pain. Salvo. Che forte. 3 colpi di laser a neutroni al 2. Al 2. 3 invulnerabili.
Salvi. Che forte Giovanni, ragazzi, non potete capire. L'altro granchio, 6 colpi di heavy stabber, e lui non è heavy ma è il range di call, quindi non ha l'1. Questi due li rolliamo, era il 3, io vado a colpire così, ma 2 sustain. Il 5. 1. No pain. Oh, è morto! No. Il laser neutroni, 3 colpi, al 3 erano gli 1. 2, al 2. 1. Invulnerabile. Che sarà il damano del fatto che molto sarà il damano. Ho sparato con 3 veicoli e Cole e ho ammazzato 3 zoantropi. Dimmi ancora che, che ne sono ammazzati tanti. Va bene, ho finito il tiro. Ho finito il tiro. Loro, che ovviamente loro, abbiamo detto, sì, loro fanno l'azione, quindi loro fanno qua e te provo a dire Homer, sì, e loro fanno sabotaggio. Homer, sì. E esatto. Cariche. Homer Simpson. Carico. Guarda, buon uomo. Qua. Al 7 vi ho detto. Yes. Perché sarebbe 8, ma... Eccolo qua. Ricalcoliamo, giusto per... Sono entro 9 pollici, quindi una carica di 8, che è più 1, 7. Vuoi guardare anche per conto tuo? Prego, prego. Ma sì. Fair play. Quanti attacchi sono l'uno? 6. Sei per 4, 24. Colpiscono al 5. Colpiscono al 5, feriscono al 3 e binano tutto per ferire. Vediamo. Ok. Fine cariche? Fine cariche. Fase di corpo Let's a corpo. Go, si combatte. Io spendo un CP. Valido. Fino a pain. Chiaro. E vabbè, pylon. Quindi farò una cosa così. Pylon. E così. Lui non ci arriva. Lui non ci arriva. Va bene così. Buon uomo, vai. 24 attacchi. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22. In quale ce ne fossero 24? Sono preciso. Al 5 perché c'è l'aura del meno 1. Al 5 è molto bello. È molto bello. Ce n'è uno. Vediamo, dovevano entrare 8 in teoria. E sono entrati 6. Beh sì, vabbè. Leggermente sotto media. Quel sotto media che potrebbe bastare per fottermi, sinceramente. Quindi... Ma adesso mi feci al 3 binato. Sì. Boh. Danni? 3. Sei invulnerabili. Passa 1. Fino 3 fino. Ho giocato, bella partita. 3 fino pain al 5 più 2 danni. Con 24 attacchi ho fatto 2 danni. Meglio, che bel gioco è Warhammer 40.000, ragazzi. Più Castellan. Aspetta, lui si era beccato una ferita questa. Costa 360 punti questa vita. Per il boh, cioè, ti ho dato almeno una per colpire. Sì, quindi mi hai fatto 2 ferite, no? Sì, 2 ferite. E lui ne ha, mi sembra, 14. 14, quindi rimangono 12. Bene, rispondo. Prego. Rispondo col profilo anticarro. Boh, sono 3 attacchi, certo. Altre. Lethal. Forza 9, al 4. Vale. 2 meno 2 almeno 2 di 6 più 1 danni. Al 4. Fallisco 2 di uno di questi, lo ignoro. E ah, è vero, c'è lui. Sì, ma sei, se tiro così, tanto non è che vado molto. Morto 1, 7 danni. No, io vado a casa. Sinceramente, non si può giocare, Giovannino. Così va bene così. Ma cosa vuoi? Non ho fatto niente. In un turno intero non ho fatto niente. E tu mi hai ucciso. E tu mi hai ucciso più. Io ti ho 3 castelli. Io ti ho detto, ti ho dato un dado, ho tirato. Sì, basta avanti. Vedi se esplode. Vabbè. Se esplode, no. Bene, fatto. Bene. Vuoi continuare a divertirti, prego. Sì. Nel prossimo turno me ne vado a casa. Fine del posso turno un suo. Di domenica. Hai fatto i punti. Ho fatto sì. Sabotaggio e no, sabotaggio si fa alla fine del mio. Ah, giusto, è vero. Ho fatto e l'altro si fa anche? No, si fa alla fine del mio turno. Va bene, quindi. Sono 2 punti. Ok. Turno mio. Fase. Siamo in.
Ah, io devo dire la mia dottrina. È fase. Adesso siamo corpo a corpo. Adesso. Ok, vado indietro. Ok. Io darò, dirò dottrina e conquistatore, quindi meno uno essere colpito in corpo a corpo se sono entro 6 pollici da unità di battle line e più uno può essere. 6 pollici da unità di battle line? Esatto, non sono comunque. Allora, 2 CP a me per il segno dello sciame. Certamente, io prendo uno. Un CP al mech. Andato, penso sì. Abilità. Ah, non devo fare battle shock. E abilità, lui sempre qua e lui sempre qua, no? Chiaro. Quindi, primaria, 0 punti, perché siamo troppo forti. E facciamo, fine, fase di movimento. Certo. Buon. Ah, e devo dire anche a Cole, scusa. Cole dirà... Cole Cola. Però quello dirà ancora il roll degli uno per colpire, perché ci serve. E faccio avanzare, anzi un pochino più indietro perché così sono 8 pollici qua, no, non so, basta. Faccio avanzare Esocheno con gli fumi. Certo. 9 pollici. Faccio avanzare l'Esocheno senza fumi. Faccio il contrario. 12 quindi. Però se lo pivotto, se lo pivotto finisco. Molto vero. Molto vero. Molto true. Ok. Mina spora, cioè bombarolo qua, bomborola. Killer urlante e zoantropi aspetteranno. Quindi, adesso, fase di tiro. Vadi. Giusto? Perfetto. Mina spora. Bello. Sembra giusto. Quindi ho 4 quarti. Se la sopravvive tutto. Poi, tiro. Resto. Signore dello sciame può sparare su... Potrebbe sparare anche Castella in realtà. Però non è che faccio. Chi... Tu cosa dici? Mi spaventano più Castella o non gli schitari? Guarda. Allora, facciamo gli schitari, dai. Di 6 più 3 colpi, signore dello sciame. Certo. Aspetta, io stavo pensando ancora una cosa. Vabbè, intanto tu vuoi fare. Ok, ho fatto 4. Quindi, 7 colpi. Che però. Mi sembra non sia un vero lanciafiamme, no, è un lanciafiamme, ok. Forza 5, quindi al 3, presumo. Sì, certo. 4 almeno 1 danno 2, sei in cover. Meno 1, quindi meno 0? Sì, okay. Sei in cover. Non tanto. 3 danni 2. Sì, sì, adesso. Non hanno 2 per 1. Esocheno 1, esocheno 2, non posso sparare a niente. Unità di zoantropi sparano a quelli che stanno facendo sabotare. Esattamente. Prima, quanti modelli sono? Sono tutti 10, quindi. Sono tutti 10, esatto. L'unico che modello allora, che ho fatto prima era quello. Io ho 3 CP, no? Quindi, questa unità è anche fanteria, no, in questo momento? No, non più. Non c'è più quella regola. Loro hanno una roba speciale per il fatto che se lui si aggrega un'unità di Castellan deve farlo e lui perde la regola fanteria. Mi ha sgamato. Bonus è che io ho 3 cipini. Ma sì, dai. Allora io spendo un CP. Sì. Per dare agli zoantropi. E a un esocrino. Anzi, guarda, a lui non si sa mai. Gli cambio la roba al posto di fare letaliz con tutti i cosi e danno sustain 1 contro la fanteria. Quindi unità di zoantropi. Sono tutti incitati di quella tua unità, te li posso bersagliare perché sei praticamente sullo scenico. Iniziamo col neurotiranno. 2 di 6 colpi. 7 colpi. Auto hit. Auto hit ignora cover, altre più. Yes. Ups. Mannaggia.
3 almeno 1. Danno 2, ignoratelo. Ok. Zoantropi sono 3 di 3 più 6. Sì, si conta all'inizio. Quindi sono, questi sono 6 più 6, 12. 12 colpi. Ho il più 1 a colpire, grazie al neurotiranno. Quindi questi non colpiscono, ma ne genero 2. Questi sono al... senza 3, no? Cioè 4? E 3. Quindi al 2, perché forza 7. Quindi sono 3, 7 meno 2 di 3 danni. Quindi sono 7 di vulnerabile, 3, 6. No, scusa, no, so, no, questi sono... 9. No, no, cioè, quelli che... Sono 9 meno al... 2. Al vulnerabile. Se li mettessi in media forse sarebbero vivi, invece sono morti. 7, un'intera unità? Ok, niente sabotage. Vabbè, che pazzesco, chi non l'aveva mai detto. Allora, poi killer urlante spara sui tuoi cosi là. E killer urlante, sì. Tanto non cambia se inizio uno con inizio con l'altro, però questo tipo al massimo batte scioccare. Di 6. No, in blaster non posso spararti perché tu sei in cover, in corpo a corpo, e neanche il maneseptor, perché anche lui è blast. Quindi gli è fatto, hanno fatto il loro, fatto anche lì, certo. Non posso sparare lì, lui ha piazzato la roba, loro sono arrivati là. Fase di carica. Ci siamo. Carico il col killer rullante i tuoi, certo, mecchi. 9. Allora, io se mentre sono in carica posso passare, non nel range. Sì, sì, puoi passare dentro la range, se ci stai, non ci stai. Bene. Prego. Altre e cariche? Altre cariche in realtà no, perché il signore dello sciame me lo espongo e questi sono fuori gettati da qualunque cosa. Mi basta quello. Mm-hmm. Allora, killer urlante. Io in questo momento riferisco al 3 però. Ecco. Perché ho forza 10 che passa a 11, comunque tu eri senza 9. Però tu hai armatura al 2, quindi ti sale al 4. Allora. Mi basta uccidere. Non dovevo uccidere tra altri 2. Allora, sono. Io ho 2 CP, non li uso per farmi attivare i critici al 5. Ma vado direttamente qua e basta. Chiaro. 10 attacchi al 3 sui tuoi Castellan. Yeah. Oh, finalmente un tiro senza letali. Neanche un leta, ritmo. Al 3, giusto? Sì, al 3. 3 almeno 2 danno 3. Almeno 2 al 4. 3 al 4. Ah, sono pochissimo. Rispondo? Rispondi con i tuoi Castellan, dove rispondi? Non appoggiarti troppo. Questa è la domanda. Sì, scusa. Lui che... Armatura e vulnerabilità 2 più di armatura, resistenza 9. Basta. 2 più di armatura, resistenza 9. E quante ferite ha? 10. Non più di 10. Non più di 10. 10. E l'altro ha ancora 12 ferite. Ma io penso che attaccherò con tutto il male 7 in realtà, perché sì, non riesco a fare i danni. Spendo un CP. Certo. E... fino a pay. Questo turno io ho più uno di VS perché sono in conquistatore, quindi 3, 6, quindi colpisce al 4 al posto che al 12, 15, 18. Sì. E chiaramente lui non può attaccare altro, quindi attaccherà il killer. Quindi questi ai 4. Vedo un fantastico tiro che su, vi ho detto, 18 colpi ne entrano 5. Continuo a dire che sono quasi in media. Questi ferisco al 3 che è abbinato. E vediamo i tuoi 6. Passo più di vulnerabile. Passo. Quindi 12, sono 12 fino pain. 12 fino pain. Potrei. C'ho un CP, posso binarne uno. Tu mi puoi sparare in corpo a corpo e lanciafiamme? Yes. Quello è un problema. I can.
spendo il mio ultimo CP per binarne uno, quindi erano 4, abbiamo detto. Esatto. 3. Quindi sono diventati 9 fino a pena, il 5. Yes. Ne saldi 3, quindi prendi 6. Infine il Data Techno. Smith da due attacchi di Power Fist al tuo pupolo, colpiscono al 3 di base, penso, quindi più uno meno uno dovrebbe tornare al 3. Sì. Penso. Possibile. È un Power Fist, ma è un personaggio, quindi penso che dovrebbe colpire di base. Cerchiamo qui. Al 3. Ma intanto tiro per sicurezza, sarebbe al 5. Non l'ha ferito, quindi niente, non ci facciamo domande. Va bene. E rispondo col coso, col bisceltrello, sì. Rispondo col Maleceptor, sempre sui tuoi cosi. Certo. Non si è ancora depotenziato, vanno tutti. Ferisco al 3, perché ho forza 9 col più 1, però. Giusto. Di forza, perché sono in sinapsi. Al 3. Vabbè. 2, almeno 2 di 6 più 1 danni. 2 vulnerabili, al 4. Escono non vulnerabili, ma 6. Ritmo. Devo salvarne uno perché avevo la necromeccanico. Però in effetti il necromeccanico è tutto battle round, quindi dato che non l'ho ancora usato, ce l'ho ancora per i miei turni. Basta, no? Sì, fine del mio turno. Faccio 4 angoli di engage on all fronts. 4 angoli di engage, nessun bring it down ancora. No, purtroppo per no. Ora. Ci siamo quasi. Sono 4. 4 punti di engage. Va bene. Ed è il secondo turno tuo. Secondo turno Admech. Secondo turno Admech. Quindi, prima cosa del primo, fase di comando. Fai Shadow of the Warp? Sì, fanno Shadow of the Warp. Chiaro, immaginavo. E un meno 1 di base? No, è tutto meno 1, là è un meno 2. Là è un meno 2. Quindi bisogna vedere se tengo solo. In realtà anche su questi schittari qui, perché sei a 9 da lui. Ok. Non sei a 9 da lui. Non sei a 9 da quello. Okay. Quindi, là, meno 2. Meno 2. A posto. Batte il scioccati. Tenga buono. Loro sono batte scioccati. Poi, questi qua, meno 1. Batte scioccati. Batte scioccati. Quanti le fallisti. Cole, che è l'altro importante. No, prima è l'ingegnere che lo vedo dietro. Vabbè. Ingegnere. Batte scioccato. Andiamo lì. Va bene, Cole. Sai con un meno 1 quanto sì, ha di... Sì, è fatto scioccato perché avrà 5, penso. Beh, per ora gli ho fatto... Se ha 5... E non ne avrà 6, avrà 6. Avrà 6. Sì, esatto. Non ho visto ancora unità da aver disciplina 5. Se ne fate 5 sì, non penso. Mi sembra ce ne sia una, eh. Cioè, non è uno di qualche marine strano, vabbè, personaggio. Le conti veramente sulle sì, sì, sì. Il granchio subito dietro Cole. Okay. Non è battuto scioccato. Il granchio ancora dietro. Esatto, quello là. Non è battuto scioccato. Il disintegrator. Battuto scioccato. Grazie Marco. Aiuto. E schittari gli schittari vicino ai Castellan sono battuto scioccati. E i Castellan stessi. Sono molto scioccato. Già, sono un sacco di bellissimi tiri ho fatto. Sì, sì. Va bene. Allora. Bene. Adesso non conosce... Notare che sono tutti fatti di via, cioè di metallo, solo computer, eccetera. Però è dopo tutto. Secondo me non era un ombra del warp, era il millennium bug. Sì, esatto, mi ha lanciato un virus, mi ha lanciato. Fase comando, regole di fase comando, le altre le hai già fatte nella tua cosa. Le altre l'ho già fatte. Stata Gemmi. Lei deve finirla di scaricare aggiornamenti dai new. È vero. Clicca qui e invece. Qua non cambio il protocollo, restomi lì. Là restomi lì. Ok. E lui ripara tra virgolette quel coso là e gli dà. Quel che deve. E quello che deve, esattamente. Poi. Aspetta, siamo un CP. Io sono a 3 CP. Tu sei a 3 CP, io sono a 2. Purtroppo mi sarebbe piaciuto usarli questo turno, ma tutte le unità sono battute scioccate, quindi la vedo dura. Solo i granchi non sono battute scioccati, insomma, lascio un po' di tempo che trovo. Non faccio punti di primaria, chiaramente, no. perché sono battute scioccato con entrambe le unità che mi servivano per essere battute scioccato. Lui c'aveva un 50% di fallirlo, lui c'aveva tipo 40% di esplorarlo. Poi...
Missioni secondarie. Secondarie. Secondarie, molto vero. Sabotaggio l'ho fallito, quindi la butto. Non no, posso... la tieni ancora. Però te la tieni. Che vita di merda. Va sì, bene. Perché non le fai niente. Ok. Quindi sabotaggio la tieni. Puoi, puoi spendere un punto comando per cartare. No, alla fine del mio turno no. Si scatta, non si scattano solo alla fine del proprio turno. Ce l'ho, sto leggendo. New Order, alla fine della tua fase. No, questo per scattarla no. Così, per rollarla. Tattiche. All'inizio di ciascuna delle tue fasi di comando. No, quella dei peschi. Alla del fine tuo... del turno di uno no, quello è punto di vittoria. Alla fine del tuo turno puoi scartare uno o più. Quindi sei bloccato con sabotaggio. Che. Io ho pescato Era Denial. Era Denial. Che hai. Non so se la puoi fare sabotaggio se tutto batte scioccato. Ti dice che deve essere non batte. Cioè, posso farla con uno dei granchi, che sono sì. Le uniche due unità non batte scioccate. Però sì, vabbè. Ok. Anche il gommone batte scioccato. Sì. Ah. Sì, sì, non voglio. Non, stai zitto perché te io uno schiaffo. Allora, fase di comando per il resto. Lui abbiamo detto che ripara questo, sì. Quindi questo va fino a pain. Altro da fare direi che no, no. Perché, ah sì, possiamo spendere dei CP per dare delle cose a loro. Cosa possiamo fare? Penso che non spenderò niente a sto punto, va bene. Continuerò a tenere tutti questi, questi CP e non farci niente. Era Denial dovrebbe essere automatico. Sì. Era di Naya dove essere automatico. Unità traumatizzate. Però sì, no, cioè, no, devi, non è un'azione, quello sì. Devo essere entro 3 pollici dal centro del campo e non ci siano unità nemiche entro 6 pollici dal centro del campo. Quindi se con questo granchio arrivo entro 3 pollici sono a posto che ci posso arrivare. Uh-huh. Va bene, ok. Allora, fase di movimento. Dica. Fase di movimento. Che fastidio questi siano molto scioccati. Con questo hai meno essere colpito con cose del genere? No. Cole avanzerà sul centro del tavolo per andare a trovare quei zoantropi. Zoantropi qua. Zoantropi. Non sta pivotando, notare. Non ho pivotato. Giura su Dio che no non ha pivotato. No pivot. Per andare a cercare di fare dei punti. Per denaro si fa da sola. Lui a questo punto probabilmente resterà fermo per avere un po' di heavy, perché se ho capito come va quei cosi devo sparare tutto quello che ho per ammazzarli. Uh-huh. E... ok. Lui cosa può fare? Farà anche lui zoantropi, però non è che mi interessi troppo questa cosa. Tra l'altro in realtà se vuoi binare la carica ti costa 2 CP là, col tiranno, col segno dello sciame. Ma tanto non potevo tirarla. Ah giusto, sono cazzo. Che cazzo me ne frega. Combattere il Vect batte scioccandosi l'esercito. Mi scusi ma che cazzo me ne frega a me. Giusto. Io penso in realtà che muoverò con questo coso perché voglio avere più opzioni. Quindi dato che posso muovermi sopra questo scenico sarà una cosa di questo tipo. Va bene, ok. Altri movimenti. Lui. Non posso fare sabotaggio chiaramente se sono batto il cuccato. Uh-huh. Manca lui e il canotto. E manca lui che alla fine non ho mosso e con lui verrò un pochino più... Ups, sono obiettivo. In realtà vorrei anche sparare a quel di Pesuoro, quindi già che ci sono. Farò una cosa tipo così. Vedo comunque gli zoantropi. Sì, li vedo. E quindi se vedo gli zoantropi è ripreso dopo ho opzioni. Mm. Poi fine movimenti entra la riserva. L'aereo. Che entra l'aeroplanino. Mannaggia l'aeroplanino. Entra le riserve strategiche, dobbiamo vedere che cazzo fargli fare. Non troppo danno perché sennò. Cioè. Figuriamoci. Dove lo mettiamo l'aeroplanino? Attento che devi considerare anche il turno dopo per muoverlo e girarlo. Sì, certo. Perché giri dopo il movimento. Perché dovrei fare una cosa tipo così, per esempio.
Ah, non posso metterlo. No. Non posso metterlo qua vicino, scherzare. Molto intrigante. Dove lo mettiamo? Brum brum brum. Quanto si lo fai di merda, vero? Mi bastava il resto della vita di merda, cioè anche il punto che non so dove posizionare questa cosa. Non posso farci niente, penso. Devo metterlo entro 9 pollici da un bordo del tavolo, giusto? 6 pollici. Entro 6 pollici da un bordo del tavolo e non entro 9 pollici dalle tue cose. Sì. Qua c'è un posto dove metterlo? Mi sa di no. No. E neanche qua nell'angolo, direi. Non è stato tipo niente, non posso mettere da nessuna parte. Direi che è stato bravo a metterti tu, ma non penso che tu ci abbia pensato. Ma allora, sinceramente. Non penso proprio. Sa che non... Va bene. Fase di tiro. Fase di tiro. Cominciamo con le cose ovvie, cioè con questi deficienti qua, direi. Abbiamo 3 lanciafiamme e una pistola plasma, pistola gamma, scusa. Quella di Hulk. È una pistola gamma che andranno praticamente tutti sul Malefactor. Ok. Ma Malefactor. Proprio quello. Ma lo tiro tre dadi lanciafiamme. 3 di lanciafiamme. Sono 9 colpi. Sotto media. Vabbè, 2 colpi. Forza. Di 1,5. Forza 6 al 5, penso, no? Sì. Non è senza 12. Resistenza 11. Ah, 1 ferito. Meno 1, meno 2. A posto. La pistola. Stavo cercando di aprire. La gamma. Non sta funzionando un cazzo. Riguardiamo quei datasmith. Range Mechanicus Pistol. Esatto. Mechanicus Pistol, perfetto, vai. Al 3. Garnier, almeno una colpire del tempo, però tutto bene, tutto 4. Ok, sì, ferito! Devastating! Un danno! Va bene! Sarà sicuramente quello che ti cambia e che ti fa perdere la partita. Sì, so, sì. Ok, fatto quello, poi altro tiro. Loro, quelli che vedono, cioè quelli che ho messo qua, praticamente sparano gli zoantropi. Va bene. Quindi, ha senso fare così? Sì, perché tanto lo cambiano, tutti gli altri vedono e vedono un tiranno, che non vuol dire. Quindi il fucile plasma sovraccaricato, vuoi spendere CP per dargli filo pain? Potrei usare l'abilità del tiranno per darglielo gratis, non ha senso perché sono morti quell'unità, quindi vai. Due colpi devastanti, due colpi hazardous al 4 perché sono in modalità triste, conquistatore questo turno. Forza 8 al 3, no, vediamo se muore, no. Peccato. Due carabine, vabbè, prima il cecchino al 4. Non un cecchino molto per il cazzo. Non so neanche di quando, non mi interessava. Scusate, sei entro 6 pollici del mio Malefactor. Così. Non penso. No, peccato. 4 colpi di fucili. Non sono carabine, sono fucili perché sono Rangers. Al 4. 3 entrano. Forza 4 al 5. Un save. No. Un danno incredibile. Mai visto un danno così importante nella mia carriera. Così incredibile. Vada. Atomizzatore solare di 3 colpi, più uno, non più uno di blast perché sono meno di prima. Sono di 3 colpi, 3 colpi al 2, rollo gli 1. Al 2. Tre più di 3 l'1. Quindi un morto, direi. E anche l'altro. Ah sì, giusto, due volte. Sto corso ed è una calmata però. Sì, vabbè, tanto. in realtà avrei voluto caricare con Cole giusto per fargli fare qualcosa questa partita, ma vabbè. Altro tiro, i due Castellan lanciafiamme sull'unità dello Swarmlord. Qua uso appunto l'abilità del tiranno e del Fino Pain. Certamente, quindi due lanciafiamme a 2 di 6 colpi, sono 10 colpi, hanno fatto più colpi loro in 2 che gli altri in 3. Hai voluto sopramedia. Si svegliano un attimo. Ho voluto sopramedia. Sì, vabbè, dai. 2, 4, 6, 8, 10 colpi al forza 6 al 5, direi. Adesso, questo è un po'. Questo è sopramedia. Questo è sopramedia. Sono 5 save almeno. Ti dico adesso se me... 2 sicuro salvati, 2 sicuro falliti.
manca questo di Schrödinger. Instant dai meno 1. Quindi 3 falliti, 3 fino appena al 5. Aspetta, però sono in conquistatore, sono nel tuo 6 pollici, un'unità di battaglia, quindi è meno 2. Meno 2? Esatto. Quelli 2 sono comunque salvati. Un danno. Non subito. Non so se, onestamente... Cosa sta succedendo? Sto esplodendo. Sì, ti vede anche il Datasmith, quindi ti spara il Datasmith con la sua pistolina fortissima. Non hai mai visto una pistola così forte nella tua vita. Il Datasmith ti colpisce, al 5. Non mi ferisce, no. Poi, i schitari là dietro penso che vedano tutti, sì. Quindi tutti sparano sull'unità. Sono in rapid fire con l'arc rifle, quindi due colpi di arc rifle al 4. No. Due colpi di plasma sovraccaricato. No. Vedo il suo muore. No. 6 colpi di fucili. Uno colpisce. Ti piace questo 4 più 1? No, al 6. E un colpo di cecchino. Cecchino, cecchino, però. Al forza 7 al 5. Meno 2. Salvo. Forti. Perché comunque sono in cover. Forti. Sta forte. No, ignoro cover. Va sare. Allora, omnispecco tutto, ti sto omnispeccando. Sparerei alla mina spora, vuoi toglierla con l'aereo? Va bene, va bene. Vuoi toglierla? Poi, finiamo sti zoantropi. Quel granchio là spara sugli zoantropi, quello dietro, perché quello davanti deve fare l'azione. Uh-huh. Quindi quello dietro spara sugli zoantropi, gli spara 3 colpi di Neutron Blaster. Sì, fa prima. Neutron Laser, scusa, al 4 perché si è mosso. Al 2. 1. Perché basta in realtà? Sì. Di 6 più 2. Morto. Ah, giusto, di 6 più 2 perché era e i Stabber non sono in Rapid Fire, direi, perché non sono entro 18 pollici. Uh-huh. Ma in realtà sono 18 colpi, quindi sono 3, 6, 9 e 12 colpi al 4. Uno entra di sustain. Questi al 5 penso. 3 save almeno 0. E non ignoro cover, quindi sei un save migliore del punto durabile. Danno? Uno ciascuno? Uno ciascuno. Ok, forse c'ho il... Forse c'ho armatura al 3 su di lui. Ecco il 1. Ah, comunque... Ha fatto un 1 ma un 3, il 3 è il punto. No. Devi avere stavolo trovato. Danni 2. Rimangono... 7 ferite. Molto vero. A questo punto cosa manca? Manca il coso là dietro. Il gommone della spiaggia. Il gommone della spiaggia che sparerà. Quanto... Statistiche difensive di quello a fare 6 d'armatura, 2 di resistenza. Tu spa. Ora sei un Reaper. Può darsi, sai? Perché sta sottoterra. Sta sottoterra? È giusto. Sì, armatura 6. Questo spiega tutto. 4 ferite, armatura 6, 2 di resistenza. Sta attento, eh. Ti magna vivo. Cannone a ferrumide su questo coso qua, che è un mostro. Sì. E lancia razzi. Su questo coso qua e gli stabber sul ferrumite sul, sia sullo sciame. sei in rapid fire, quindi ho 18 colpi di 18 colpi di stabber. Oh, piano. 15, 16, dove sono le teatre di rosse? 3, 6, 9, 12, 15, 16, dove sono gli altri 8? Me li sono messi in tasca? Bravissimo. Che Mac che ruba i tostapane. Ho rubato i dadi. Al mi sono mosso, quindi al 4. Comunque non avevo heavy perché non ho quella dottrina a questo punto. Quindi. Questi qua rientra uno di sustain, questo è fuori. Ciò. Altri 12 devi farne? No, l'ho già fatto. Sono 18 in tutto. Questi forza 4 al 2 direi. Al no? 2. Vai. BP? 0. 7. Riuscirò a fare 4-6? Non mi sto più... Nooo! Lo spettatore, no! Cannone a ferrumite sul tiranno dello sciame. Ferrumitami. Sul tiranno... Neurotiranno, signor. Al 3?
triplo 6 quando non serve un cazzo, cazzo, perfetto. Lethal. Devi giocare Delgard. E al 2 penso che fa 12. Al 3. Resistenza 8. La madonna. È un tiranno. Non ho 14 volte a fare, no? Comunque serve 3. Devi farmi... 8, scusa, ho sentito 7. Scusa, perdon. Scusate io. Tanto non c'è problema, riferisco tutto. Io non li salvo neanche. 3 di 6 più 3. O 3 di 6 e basta, non mi ricordo. Esplode. Sì. Cole. Cole. Non c'è! Ha calcolato tutto! È mille anni avanti rispetto ai tirannidi! Non so, io direi che c'è. Vediamo se... Ah, ma non è esplosione, allora forse... Ma che cazzo! Ma si inventa le cose, inventa le cose! È un mostro, io dopo ho scontato che esploda, scusami. Che cazzo sta parlando? Anzi, dovrebbe esplodere di più. No, questi appassiscono. Ok, ah, in realtà chiaramente no. Quello fa sabotaggio. No, quello non faceva deploy cosa? No, deploy già fatto. Ho deploy e ho... sabotage. Area denial, che area denial ci sono già, okay. Di base. E con lui, oltre a fare la denaria, sto facendo anche sabotaggio. Ok, vuoi caricarmi? Sì, ti carico, perché cazzo era solo per quello. Che cazzo carica? Cannella? Chiaramente sto caricando qui l'unità della... L'unità brutta, vai. E... basta, non ho niente. Sono dentro. I mean... Probabilmente esploderanno, ma almeno avranno fatto qualcosa. Boh, uno gli manca 3 ferite, la T7. No. Però senti, cioè, è troppo a fare. Io non posso. Ruba il pollice. Secondo te come faccio? Secondo te come fa a vincere Giovanni? Esatto, ruba il pollice. Ok, fatto così. Batto il cuccato e siamo a posto. Ok, l'unità che ha caricato, chiaramente. Vabbè. 6 e 6, 12 attacchi. Dopo c'è il dato. Sì. 12 attacchi, colpisco al 3. Sì, non chiedo almeno uno qua. Vabbè, ma quelli sono scudi a posto. Vai. Certo, resistenza? 8? 8. Quindi al 3 roll. MP? 2. 3, 6, 8. Danno 3 l'1. Danno 3 l'1. Quante vite hanno le cose? 4 l'1. Cazzo. Volevi? Cazzo. Ah, primo. No, morto 1. No, aspetta. Guardi. Ah, perché uno fa un danno subito, giusto? Sì, uno l'ho dimenticato, Ricordo. Salve entrambi, sì. Morta un'altra. Sopravvive con una ferita rimasta. Morte le tre cose. E infine, per finire in bellezza, due colpi di Power Fist sul tiranno. Colpiscono entrambi. Forza 8 al 5. Finiscono entrambi. Ma due almeno due. Ma siamo calmi? 2 almeno 3, scusa. Ah, mi ho dimenticato, avevo meno 3. Sono entro 6 dall'unità di... Vabbè, non lo lasciamo. Sei entro 6? Facciamo che non sei entro 6. Danni? 2 l'1. Vinco io. È un power fist. Contrattaccami dove vuoi, dove ti pare e piace. Facciamo che ti attacco con il quel killer urlante, magari. Davvero? Pazzesco. Chi 4 mai danni in totale ne hai fatto, ma sei ferito. Ero entro 6 pollici. Ma noi siamo... Sì. Facciamo finta di niente. Facciamo finta che quella squadra è già morta. 10 attacchi sui tuoi Castellan. Certo. Altre. 3 letali. 3 letali. Io anche quelli. Questi altre. Merda. 4 almeno 2 danno 3. Sono tutti in tonsi. 3 danni subiti. Li subisco o li paro? E la fine del battle round li paro. Questo coso ha ancora 5 ferite rimaste. Sì. Cerco di ammazzare lui. Va bene, spendo il mio CP fino a pain. Certo. Allora, 4, 5, 6. A meno una colpire. Sì, quindi colpisco il 4 normalmente. 6, 12 e 3, 6, 18. E l'altro chiaramente deve continuare ad attaccare. Perché ti diverte così.
mi piace l'abbraccione. L'imbilico. Aspetta, non lo ritiro dopo. Togliamo un po' di dadi dalla plancia. Quindi questi. Sta più stato. Sì. Anche però. 3, 6, 9, 10, quindi sopra media. Effettivamente. Al 3 e Twin Link. Non riesco a non tirare video. E hai 3, 6, 7, 8 save al tuo invulnerabile. Cioè, scusa. Sì, è invulnerabile. Se meno 2 sarà comunque invulnerabile. Fatto più invulnerabile. Passano 2. Passano 2. 4 in totale. Sono 12 ferite, ne hai 5. Non vuoi rollarne uno? Con che CP? Ah, non hai CP? Con LOL. No, questo sì che esplode. Ci mancherebbe altro. No. Che balle queste cose. Ho fatto qualcosa? Beh, attaccami con quel tirano dello sciame e falla finita, dai. Se ne dello sciame, 8 attacchi. Certo. Non vedo l'ora. È il mio momento preferito questo. Sì, anche il mio. 8 attacchi al 2. Questi sono 4 letali. Mm-hmm. Mm-hmm. Questi al 3 binato. Male che binato. Vada buono. Okay, 5 salvezze almeno 2 da 3. Quanti danni sono? 3. E allora devo tirare così. Perché se li fallisco tutti, effettivamente questi vanno sulla giustizia. Non è che cambia niente, ma va bene. Quindi questi qua, al meno 2 hai detto? Sì. Quindi 1 lo supero. Quindi con questo uno muore. Uno rimane una ferita. Con questo uno rimane con una ferita. E con l'ultimo, e vedi. E infine. E io. Mannaggia te. Una ferita, vediamo se lo esplode. Se esplode gli toglie l'ultima ferita a quell'altro. Speriamo. No, questo non sai. Sarebbe stato bello. Ok, almeno il segnale dello sciame bloccato in corpo a corpo, che era esattamente quello che volevo. Vabbè. Fastidioso. E io ho dato tutto. io ho dato tutto. Punti hai fatto, quindi quante io di... faccio? Allora, sabotaggio è ancora in corso, quindi sì. Chiaramente niente. Due e punti. Area denial faccio 5 punti. Perché 5? Perché, ah, perché uno sei più dentro, unità sono entro 3 e non ce ne sono unità entro 6. Turno mio! Sì, certo. Scusa, stavo valutando cose. Tu hai ancora quell'unità che popa dentro e fuori. Qua e un'unità di Zoltro, giusto? Comando. Sì. L'altro killer. Certo. Buono, turno mio. Fase di comando, non devo fare regole speciali, eccetera. Battleshock. Ah, io devo dare regole speciali. Sì. Il Battleshock di Shadow of the Warp è anche nel tuo turno? Sono Battleshock, sì, fino, sì. Prossima, fino al tuo turno. Fino alla prossima fase di comando, certo. E... vai, tira il signore dello sciame. Bella merda, complimenti signor Sham, vado a scioccare. Vado a scioccare questa partita, non sta andando bene. Scusa, devo dire subito le regole di esercito, perché vuole inizio del turno. All'inizio del turno, regole di esercito, quindi direi che dirò meno uno essere colpito in corpo a corpo. E heavy e quel che è. Sì, quella roba, insomma, quella roba là. Quindi meno uno essere colpito in corpo a corpo nell'unità battle line o vicino alle battle line. E più uno BS è heavy. E Cole dirà ancora low note. Cole dirà reroll degli uno per colpire, perché tutto il resto non ha senso. Ok, io becco 2 CP, tu becchi 1, quindi certo. Sono 4, vabbè, ok. 4 2 tutto batte scioccato, non sì. Li posso usare. Non so, infatti volevo usare un po' di CP adesso, sì, però ho paura che questo turno che arriva non avrò più le unità su cui usarle. Cioè, meno le unità fighe saranno un pochino andate. E staremo a vedere, insomma. Primarie, 0 punti. Facchia. Fanno schifo le primarie, Giovanni? Abbastanza, non, sì. Non è un uomo primario. Non è un uomo primario, sì. È un uomo molto secondario. Esocrino qua, avanza. Quindi fai un movimento? Sì, fai il movimento. Non ho niente da fare in comando.
Fase di movimento. Questo avanza. Scusa, fase di movimento. È arrivato un altro, uno non bastava, quindi è arrivato un altro a aiutare. Eh sì, questi danno fastidio. E adesso ti si è resettata la roba del binare, cioè di annullare un tiro. Esatto, perché una volta per battle round. Fine fase di movimento. Bene. Non ho niente da dirti. Fase di tiro. Diciamo di buono. Signore dello sciame, spara in corpo a corpo. Chiaro. Di 6 più 3. 6. Auto hit. Palla 5. Vai, 1. VP meno 1, danno 2. Quindi VP meno 1, ok. Morto. Rimane una ferita. Ah sì, gli ho messo un 3 ma è l'1, sì. Sono passato il binario. Ah no, giusto, no, batto sciocato. Sciocato, vedi se esplode. Batto sciocato, vediamo se esplode. Esplode. Che bello. Becca la mia unità di schitari e il datasmith. Sì. Signore dello sciame. Il signore dello sciame, l'isocrino e il tiranno. Mi attivi l'abilità del tiranno. Vediamo. 5 più fino a pen di base. No, ha subito una ferita. Quindi nella tua prossima fase comando. Nel mio prossimo inizio del prossimo turno avrò un fino a pen al 4. Siamo ancora in MD. Ma no, non siamo più in MD perché adesso ti sto togliendo questo tizio e sei libero di fare come ti grado. Esatto. E anche questo mi sa arrivava. Sì, sì, ci arriva, ci arriva. Buongiorno. Bene. Almeno non si è mosso, quindi le sue cariche sono vanno calibrate. Quello sicuro. Tiranno. Perché non può, penso. Cioè può. Ah, però non può passare attraverso questa cosa, quindi può andare no. Così. E non può arrivare a questa cosa. Okay. Che era quello che mi interessava, se non fosse chiaro, perché è quello che sta facendo l'azione. Quindi. Mm-hmm. Tiranno dell'alveare spara sul tuo datasmith. Non ha più. Ah, e ha una ferita rimasta perché ha appena preso una ferita di esplosione. Quante erano le ferite? Due? Solo due. No, forse ne ha tre. Forse ne ha tre. Boh, intanto ti sparo. Sì, sì, sparo. Di tre cambia molto, penso. Di tre colpi. Due colpi. Al due. Ok. Al due. Meno due, tre danni, mi sembra. Meno due, tre danni, non so in cover. Vabbè, te lo capito. Esocrini. Sì, Esocrini. Non penso che tu abbia problemi a ammazzare quel tipo. Esocrino che sull'edificio spara sul tuo volante. Certo. Di 6 più 3 colpi, 7 colpi. C'ho almeno uno a colpirti, no? No, non penso. Il volante non hanno più questa cosa. Fanno schifo per tutte le ragioni. Al 3. Bello. Schifo. Un questo letale. Letale. Resistenza. 9 9 mm-hmm. Al 4 vale. 4 salvezza almeno 3 3, non... 3 salvezza, hai fatto un 3, hai fatto un 3 e 2 5. Quanto hai di resistenza? No, hai fatto 4 appunto, 2 più 1, 3 hai detto 4 salvezza adesso non lo so, vabbè, okay. 3 salvezza almeno 3, 3 danni. Ok, 3 almeno 3, quindi va al 6, penso. Vorrei dirti al 6. Va al 6, esattamente. Come si chiama questo magico mosso? Stratolatto. 6 danni subiti? Sì, mancano 4, ed è potenziato almeno. No, non si bracchetta. Giusto? Non si bracchetta. Arturo Bracchetti. Perché ha 10 ferite giuste, quindi non si bracchetta. Boh, killer urlante. Avevo detto che ne fate 6, giusto? Ancora 4. 2 da 3. L'altro esocrino spara ai schitari. Certo. 8 più 1, 9. Bello schifo. Colpisce al 2 però perché lui è rimasto fermo. Mm-hmm. Al 2. 5 almeno 3, 3 danni te li vedo. 5 invulnerabili. Al 6. 5. 2 morti. Sta iniziando a tirare troppo bene lei. Mi sono attivato abbastanza. Killer urlante spara sui tuoi schitari lì in mezzo. Certo. Un colpo, perfetto. Non ha blast. Sei giusto a blast, quindi altri due.
qui c'è comunque solo una, vabbè, almeno il battere te lo farò fare, al 2, vai. E... meno? 2. Una. Mi danno uno, fammi un batte shock almeno uno, in realtà non cambia niente, questo. Sei già batte shockato, quindi a posto. Ok, sì. Te lo faccio comunque? No. O... Muli, tutto sui tuoi castelli. Certo. Un meno uno. Con il profilo laser. Sono un meno uno perché sei attacchi. Melee. Sei attacchi al 4. Devo dire. Due sono letali. Due letali, due devono ferire al 3. 4 save almeno. 3 ready se più 1 danni. Meno 3? Sì, meno 3 di se più 1. Non sono in cover, giusto? No, con tutto. Con 1 sì. E allora li tiro con 1 in cover. Di 6 più 1? Quindi devo tirare 1 alla volta. Ferito. Ah, scusa, dovevo decidere prima se annullarlo e te lo annullavo. Va bene, quindi questo è. Quindi secondo, ancora 3, giusto? Sì. Quindi secondo, questo è sempre al 4, perché meno 3 che dentro meno 2. Salvo. Terzo. Salvo. Quarto. Salvo e una mortale per te. Sono immortali sti cose. Sono immortali, evidentemente, è vero così, non posso dire. Ho usato il necromeccanico. Tanto non è che cambi molto, eh. Fine fase di tiro, carica. E la biovora l'hai fatta? Ah no, giusto, vabbè, devo sparare la biovora. Ti sparo la biovora qua. Sparami la biovora. Se trovo un buso qua. In realtà qua non serve, c'ho lui. Vero. La sicurezza la butto qua. Cariche! Certo. Tiranno lì. Meno male che ho tirato il prima tiranno, ce sì. La fa. Ok, tiranno ce l'ha fatta. Io. E Swarmlord? No, perché penso basti quello. Killer rullante sui tuoi certo, Castellan. Ovviamente non graffa, spendo un CP. Certo. Persa così la partita. Bene. Devo dire. E fine, basta, fine. Qua. E è giusto, fai prima ammazzami Datasmith se vuoi tirare, non so cosa serve. Così tutti. Sei salvezza. E là, sullo screen con tutti quanti, chiaramente faranno un minimo. Non possono. No, non posso fare questa cosa, solo due attaccano, perché questo qua non ci arriva in nessuna maniera. Va bene. Se lui era più vicino, cosa devo fare così? Devo fare così. Ok. Non ho più il meno 1, ma non ho anche più 1 questo turno perché sono in modalità in altra schiava, modalità. Vada. Quindi sono 18 colpi, 3, 6, 9, 12, 15, 18, al 4. Spendiamo sto CP al 6, quindi al 6, inutile. Perché al 6 soltanto? Perché non deve essere in sinapsi. Però tu hai VP? Meno 3 perché sono vicino, sono in battle. Non sei... Ah no, perché sono spostato, c'è ragione. C'è ancora. Ok. Quanti ne ho fatti appena? Non so. Perché ho tolti? Penso che siano 4. Non penso che neanche ha tirato. Dabbi per colpire? Sì. No, avevo tirato, non so quanti ne ho fatti, no, erano solo 4. Erano questi da di qua, penso 3, 6, 9. 12, non avevi tirato, 15, scusa. 18. Mi pareva aver tirato subito adesso. Mentre stavamo discutendo della DVP. Mi pareva aver fatto un tiro abbastanza di merda, ma non mi ricordo quanto. Non era 4, era tipo 6. No, diciamo che ne ho fatti 6, dai. 6. Un voto di memoria completo. Sì, l'ho fatto, ma stai parlando di altro planeta, non l'ho neanche visto. 6 al 3 di nato. Questi 5 al meno 3. 5 a 5. Quindi 4 passano, sarebbero 12 danni e c'hai i tuoi 12 fino a Painas. Scusate, mi sono veramente perso perché ho tirato e dopo siamo messi a parlare di altri e mi sono perso la cosa che avevo appena detto. Riuscirà il killer urlante a sopravvivere? Ne passano 10. Bello, esatto, morti. Questo esplode.
Castellan stanno overperformando tutto quanto, non so cosa dire. Fine fase 4 punti per tutti gli angoli, perché non... Ah no, e hai fatto anche quello, è un'unità con 28 ferite di veicoli. 28, quindi 6... 6 punti penso, sì, ci sta? Sì, 6. 6 punti e io faccio 6 punti, scusa, 3 punti per il sabotaggio di quel granchio da lì. 3 punti per il sabotaggio di uno del turno. Esatto. 6 punti di Bring It Down e 4 punti di Engage on All Fronts, che però non basta perché non ti ho fatto niente. Turno 3 Admech, e prima cosa è Bogger, CP e carte. Quindi io pesco bersagli condannati, e tu dici entra target, esatto, Mark for Death, e presidio che sarà Hold Stronghold, Defense Stronghold, una cosa del genere. No, scherzo. Una penalità che si trova entro 9 pollici da 1 più bordi del campo e non entro zona di schieramento. Scegli un diverso bordo. Ogni bordo del campo che scegli. Può darsi. Sì, containment. Mark for Death 1. 2. Sì, chiaro. 3. Ok. CP 75 a 1. Sicuro che vuoi scegliere quello? Ok, sistemati. Altro. Perché quello era uno dei target che pensavo per l'aereo, perché tanto non ha neanche altro da fare facendo questo switch qua. È vero che non puoi caricarlo con lo Swarmlord, quindi potrei metterlo là in mezzo. Facciamo col... facciamo il tiranno che c'è fino a Pain. Sì, secondo me il tiranno è abbastanza tranquillo. Che poi vediamo se si attiva. Ok, altre cose in fase di comando. Ah no, lui c'ha già adesso il Fino Pain, all'inizio di qualunque turno. Di qualunque turno, quindi adesso lui c'ha Fino Pain al 4. Al 4, giusto? Sì. Perfetto, non lo attaccherò mai. devo fare Battleshock. Quindi, Battleshock per... Ne va subito quegli schitari là, direi. Sì, quegli schitari là, e senza più nessun meno uno. O se sono entro sinapsi da te. Cosa? Sono... sì, sei sicuramente entro sinapsi. Quindi prendo meno uno. 9 pollici. Giusto? Sì. Dei Castellan. Sì. Sì. Ah sì, grazie. E quelli schitari là che sono rimasti in 3, quindi con il meno 1, lo falliscono, quindi sono ancora Battleshockati, puoi lasciarglielo là. Quell'aereo là, Battleshock non è in sinapsi invece lui, quindi tira con il suo normale, quindi non è Battleshockato. Call è a posto, tutto il resto è a posto. Quel dadino per quando scompare il coso. Esatto. E vai, fai 10 punti di primaria. 10 punti di primaria perché ho due obiettivi. Gli obiettivi sono solo quelli della terra di nessuno. Sì. Esatto. Esatto. E poi devo fare, lui chiaramente ripara il granchio perché è l'unica cosa che può riparare, quindi dà il Fino Pain come al solito, e loro restano in protocollo melee, mi sa, e gli altri caster non ci sono più, ci hanno salutati, e basta, devo vedere se voglio dare dei... Ah, lui non è più molto scioccato. E devo vedere se voglio usare dei CP per usare un paio di stratagemmi, adesso che posso. Ora che ne ho. Esatto. Sì, ne ho 5, quindi che cazzo, se non li uso adesso veramente finito. Me li porto a casa? Sì, esatto. Li prendo per la prossima partita. La prossima partita li prendo, esatto. Qui sono ancora Battoscioccati. Lui non è Battoscioccato. Allora, posso dare... Lui è sotto Half Strength, che in realtà non è male come informazione, per potrei dargli... il reroll dei tiri per colpire e per ferire. Io sono in modalità tiro, quindi ho più uno BS con tutto quanto, va bene. Gli unici a cui serve avere più uno BS sono loro. Loro si beccheranno un Overwatch in faccia, e questa è la vita, insomma. Non ha senso che spendo CP per... Ah, perché è l'ultimo CP. Perché tu ultimo CP. C'ho due CP... No, un CP. Un CP. Boh, un CP... Quel coso là, rerolla i tiri per colpire, dato che è sotto starting strength, dato che è sotto half strength, rerolla anche i tiri per ferire. E... Buon per lui. Buon per lui, esattamente, non ho nessun altro commento. Lui avrà... PS3 ce l'ho già, quindi non ha molto senso. Entrambe le dottrine non ha molto senso. Più movimento ai Castellan ha senso? Non molto. Dipende se vogliono andare a ammazzare i Zoanter, dobbiamo fare questo, ma i Zoanter sono più pericolosi. E... lui può fare qualcosa questo turno? Ho più uno di DS? Sì. E allora spendono un altro CP per dare a lui
e BS al 3 più per sparare su unità su quell'obiettivo e ignore cover, ignore cover. Uh-huh. E al 5 più lo recupero perché ha un enhanced attack tether. Sì, recuperato, quindi torno a 4. E già che ci siamo, penso che in realtà avrò finito così circa. Stratagems. Darò a... ha senso dare un filo pain a loro? Non è che se ne facciano molto, perché loro devono solo andare là a ammazzare quei zoantropi. Spendo un CP per dare a loro anche l'altra dottrina, quindi hanno anche più uno VS oltre più uno BS. Più uno BS non mi sa ne facciamo niente, quindi... Uh-huh. E basta, ho speso quei CP là, vado in fase di movimento. Fase di movimento... entrare un pochino di più... e andare più avanti significa andare a più over non mi interessa, quindi sparerà il signore dell'alveare invece che il signore dello sciame. Al tiranno e l'alveare, scusa, se no invece che segna dello sciame. Loro si sposteranno un pochino per sparare. Ah no, hanno heavy, quindi resteranno fermi per sparare con heavy. Lui andrà qua per sparare sul tiranno e l'alveare, ha detto che ha i bonus per sparare a lui. Cole vuole fargli ripetere qualcosa? Ah sì, mi ha fatto pezzo. E lui non riuscirà a sparare a niente, quindi si rimetterà a chillare nel mezzo del campo probabilmente. Secondaria? E ho quello di ammazzarti i tre target e quello di fare le cose entro 6 pollici dalla... entro 9 pollici dai bordi del campo. Che non è un'azione, no? Quindi basta... questa unità qua avanza. Unità di schitari nel mezzo. Uh-huh. Gruppa pollici. No, ho fatto 12 pollici. Da qua ero tipo qua davanti con l'unità più pilota. Va bene. Giuro. Questi qua verranno verso. Se vuoi farmi un onward, facciamo un onward. Ho un CP. Sono tutti full vita, porca miseria. Sono tutti full vita, ma non ho più necromeccanico, quindi non posso più. In questo turno non posso più ignorare danni. Tanto che tu pensi, vedo cos'altro muovo. Sì, non faccio niente al necromeccanico. Non ti faccio, non ha senso. Cole probabilmente verrà verso la biovora. Perché con una buona carica, dato che può passare attraverso i muri, ce la può fare. E se la riesco a prendere non è male. Questo coso qua resta fermo per sparare al tuo Screamer Killer. E se vuole può sparare alla cosa, anche se non so quanto senso abbia. E manca quello là. Quello là non ha nessun target, come dicevamo. Quindi probabilmente si muoverà per restare su questo obiettivo e essere abbastanza incontestato. E essere fuori dalla linea di tiro di qualsiasi cosa. E penso che non possa vedere niente neanche muovendosi come una bestia, quindi basta. E basta, c'è ancora lui e non posso fare presidio lo farò con loro e con loro, quindi sono 6 punti e lui resterà semplicemente vicino al carro, farà una cosa così. E va bene, quindi fase di tiro direi. Direi che ho mosso tutto, sì. Fase di tiro, cose obbligatorie, loro con i lanciafiamme sui zoantropi. Sono 3 di 6 colpi di lanciafiamme più 1 di pistola. Tiro sopra meglio di nuovo, sono 13 colpi, 3, 6, 9, 10 e 13. Al forza 6, al 4, giusto? 5. Cioè al 3, scusa, c'è una destina 5. Ah, 5. Sì. Otto. 8 save e meno 1. Vabbè, meno 1 di preso. Uno morto. Una pistola. Colpisce. Forza 6 al 3. Ferisce. Un danno. Un altro c'ha un danno. C'è ancora un 2 qua. Ah, c'era uno con due danni subiti. Da cosa?
dalla riflessione della, del colpo. E allora della... uno gli rimane una ferita. E allora facciamo così. Questo rimane uno. Vada! Ok, quello fatto. Lui non vede niente, quindi non può sparare. Lui, il granchio là, vede solo il tiranno, quindi spara al tiranno. E boh, cominciamo con i stabber, tanto per. Sono due stabber, quindi sono 12 colpi. 6, 8, 10, 12. 12 colpi al 2, abbiamo detto, perché ABS 2. Così, ne ho puliti 3 e rientrano 3 per il sustained. Uh-huh. Quindi così forza 4 sarà al 6. Bello, dai. Sono 5-6. 5-6 va al meno 0. Meno 0, 5-6 va al 2. Minor cover, chiaramente. 3 laser a neutroni al 2. Al forza 14 al 3, immagino. 1 al... Salvo, ok. E... il volante spara di nuovo su di lui. Sono di lui, devo riguardare le caratteristiche perché gli hanno cambiato le armi, perché hanno cambiato gli, i cannoni laser di tutto l'esercito praticamente. Quindi cannone laser e un colpo, ah, nessuno l'hanno cambiato, ok, gli altri hanno cambiato, il suo no. Quindi un colpo, abbiamo detto, rolla tutto e ho più uno BS, colpisco al 2 perché tu sei anche per terra e lui ha più uno per colpire qualsiasi cosa non voli. E quindi al 2 con il roll 6 un sustained, al 3 con forza 12 e questo reroll, no, un save al vulnerabile. Che cazzo, di 6 più 1, sì, cos'altro può sparare, cos'altro gli puoi sparare, solo quell'unità di 3 stitani. E lui, e lui ha ancora un phosphor blaster, quindi sono due phosphor blaster, sono 8 colpi, così 6 meno 1 2 e i heavy standard. E sta sparando tutto a lui, chiaramente, non l'ho detto. Sì, sì, sì. Uso la sua abilità per auto, per usare un autotagemma gratis. Vediamo se mi salva sto cazzo, grazie. Quindi di 6 più 1 sono 5 danni. Sono appena al 4. Comunque bella merda. 5 rimaste. I 2 Phosphor Blaster sono 6 colpi al 2. Scusa, sì, al 2. E questo reroll, questi qua forza 6 al 5, al 6 immagino, no al 5, non al 5, 5. Quindi sono 3 save al meno 1, 3 save al 4, passa a 1, 2 danni, no? 2 danni, 4 più di Fiend of Pain, 1 comunque. E infine i stabber, sono 2 stabber, quindi sono 12 colpi, 3, 6, 9, 12 al 2, rerollo questi 2. Così c'è un sustain, quindi questo rientra dentro. Ah, sì, un sustain, quindi quello rientra dentro. E forza 4, quindi al 6 come prima. Uh-huh. Quindi vedo 1, 2, 3 e questi altri li diviniamo. Di più meno 0 comunque. 3, 6, meno 0. 3, 6, val 2. Salve, tutto a posto. Devo fare vulnerabile prima. E i tre schitari sparano sempre su di lui, già che ci sono. C'è una minima chance che lo ammazzino, dubito, ma ce la possono fare. Due colpi di plasma sovraccaricato al 2, che sono rimasti fermi. Forza 8 al 5, immagino. No, vediamo se muore. No. Due colpi di arc rifle. È rimasto, sì, arc rifle. Uno entra al forza 7 al 5. No, un colpo di cecchino. Sì. No. Il gommone quindi spara gli stabber sulla spora, giusto per levarla dal cazzo. Ma no. Vabbè, la tolgo. E poi tutto il resto delle armi chiaramente sul ciccione. Quindi sono tre colpi cannone per rumite, sono rimasto fermo, quindi al 2. Uh-huh. Due vanno, forza 12 al 3. Due entrano, meno 3. Diventa meno 2 perché sono in cover. Ti confermo che sei meno 3. Poi io tiro. Vai, vai, vai. Passa 1. Ok, era meno 3, confermo, di 6 più 1. 4. E infine il lanciarazzi.
che spara tre colpi che colpiscono al 2 comunque, perché è rimasto fermo. Forza 9 sarà il 5, immagino, ma abbinato. A 4. Resistenza 9? Sì. Però sono questi 3 al meno 2. Che diventa meno 1. Certo. 3 al 3, che cazzo. Sono 2 di 6 danni. Vabbè, ci ho provato, però se il morto muore... ciao. Cristo. E a tiro è finito e quindi andiamo alle cariche e l'unica carica che abbiamo è questa qua e basta. E quindi quella. Fammi sognare. Spero spendo un CP, il mio unico CP per dargli fino a play, non si sa mai che qualcuno sopravviva. Devono essere entro 9 pollici dal bordo per fare containment, quindi così è giusto. E... containment è la tua fase di tiro. Ah, è la fase di tiro? E allora... hai ragione. Ok, allora quello era già fatto. Vabbè. Containment ho fatto 6 punti, perché ho fatto entrambi. Ho fatto due bordi del campo, il bordo del campo di Giovanni e il bordo laterale. E ok, sono attacchi, sono 18 attacchi. 3, 6, 9, 12, 15, 18, ma prima faccio quelli di Power Fist che magari ti ammazzo quel tizio là. Quindi due attacchi al 2, perché sono anche il conquistatore con loro. Forza 8 al 3. Un invulnerabile. Salvo. E infine questi qua. Questi al 3. Questi qua al 2 binato. Perché al 2 binato? Perché è binato, è forza 12. È binato perché sono twin. 3, 6, 9, 12, 14. Sono 7. Ecco, a posto, bellissimo. Tanto con 7, quindi facciamo fino a pay. Sono 3 danni l'uno? Sì. E boh, vabbè, posso tirare quindi tutti. No. Allora. Quindi quello prima sta con una ferita è morto. Vabbè, c'è però uno picchiato. Secondo. Vivo con una ferita. Vivo con uno. Morto. Vivo con due. Morto. Quindi sì. Sono altri due morti. Sì, due morti. E devi fare ancora altri 7 save. Bon, fase di corpo a corpo finita, fine del tuo turno. Fine del mio turno. Io questi qua li poppo su. E non ho fatto alla fine del mio turno. Non hai fatto bringhi cosa. Occhio che se li poppi su. Porco. Però se ne vanno e quindi prendo i punti vittoria. Che presidio è andato? Quanti punti fai? 5. Sui falchi sì, o cosa del genere. Sì, falchi, Callidus, Scout. Perché c'è scritto o rimosse dal campo per qualsiasi ragione e quindi. È anche un velivolo quindi. Sì. Se dopo il turno è costretto. Ah, a... lui dopo girarlo però. Ma se sei costretto a uscire magari. Non ti conviene marcare uno velivolo. Sì, se dopo non riesci a restare sul campo con quel veicolo, sì. Mi conviene comunque far così, potevo pensarla meglio, cazzo, però vabbè, ti becchi 5 punti di vittoria. Potrei anche scegliere tipo questo esopio perché non potevo ammazzarlo. No, devo dirlo. Quindi puoi dire che era quell'esopio. No, non ho fatto la cazzata. Bene. Quindi?
quindi turno 4 bersagli condannati fase, esatto, e un CP a testa. Manto, io 2 CP, tu un CP, questo se ne va via, chiaro. E quindi io allora bat... tu fai 5 punti di primaria, sarebbero 8 sicuro. Ah, adesso sì, faccio 8, Battleshock. Signore dello sciame, oh, l'abbiamo passato. Tanto c'è l'esofilo anche sopra, quindi tiranno. Sì, sì, infatti, sicuramente l'ho passato. Ho passato che tiranno. Quindi sono 8 punti di primaria. Uh-huh. Altro non posso fare. Movimenti, non ci resta. Ah, e devo dire le mie cose. Allora, io dirò sicuramente modalità tiro, quindi più un OBS heavy e meno un essere colpito in corpo a corpo, se sono vicino a battle line, e poi dirò con Cole. Ah, non ho tirato la carica con Cole, vabbè, non ti capo. E con Cole dirò play Overwatch. Sì, perché ho il GP per farlo, quindi a questo punto lo facciamo. Ok, un GP meno a te. Sto pensando, perché con il volante ho il full roll ancora. Ancora? Sì. Col volante ho full roll, però l'altro ha più colpi e spara meglio, però lo farò col volante perché ha anche più roba. Quindi un CP, quindi vado a 3. Sì, te lo dovevo aver tolto. Siamo 3 a 2. Quindi il diciamo con i Phosphor Blaster sono 6 colpi, 6 full roll. No, il stabber prima 3, 6, 9 e 12. Sono anche sustain questo 2. Esatto. 2 per ora, quindi 4 dentro e altri 5, quindi 10. Sono 10. Quindi sono 5 e 5, 10 al 6. Sono 4 save al meno 0. 4 al 2. Il laser, laser singolo. Ma che cazzo, entra, ovviamente. Sustained. Due colpi al 3. Sta 12. Uno entra e uno lo cippo. Ah, giusto, no. È anche per la sua cosa. Quindi due entrano, due vulnerabili. Riusciamo a fare quanto sono dei danno? Di 6 più 1. Tana Eva, spendo un CP e lo tento a rerollare. Certo. Fanculo anche a te, dado. Vadi. Quanti? 7? 6. Fino appena al 4. Cazzo, ne becco 3. Rimane a 1. Una ferita rimasta. Questo rimane fermo perché comunque può vederti il coso. Spariamo. No, arrivo con questi. Mi metto sul coso. Tiro. Sì. Allora. Biovora spara la sua mina. Poi. Altri spari. Esocrioni. Mm-hmm. Sull'aereo, sì. Di 6 più 3 colpi, vai, 4 colpi al 2, 1 è letale, questi fresco al 4 perché per qualche motivo hai resistenza 9, 3, almeno 3, sei, anche i volanti anche beccano cover? Sì, non c'è scritto niente al riguardo. Ok, quindi 3 almeno 2. Morto, vedi, esplode. Esplode. Se mi, così mi killi il... ecco, perfetto. Fino a pain? Eh sì, c'ho fino a pain. Quanti mortali fai però? Penso una, perché è piccolo. Sul tiranno, una. Sul signore dello sciame. Vale, con due, perfetto. Quindi quello è morto. E sul, sì, poi sul tuo granchio. Sì, sì, scusa, c'è ragione. E sul granchio e sugli schitari. Quindi sul granchio schitari. Per primo. Una sugli schitari, due, uno vivo. Quindi il granchio prende un danno e va a 1 e va a 10 ferite rimaste. Due punti di bring it down, per favore.
come va e devo togliere due stipendi. Che saranno, resta Arc Rifle. L'archibuio. Signore dello sciame spara con lanciafiamme sul tuo schitari. È da solo ed è triste. Tra poco non sarà. Riesce a porre fine alle sue sofferenze. Vediamo se riesco a porre fine alle sue sofferenze. Disse più tre colpi. 5 colpi, auto hit. 4 salvezze. Meno 1, non sei in cover. Non ti ignori cosa con lanciafiamme. Non tutti lanciafiamme ignorano cover, questo non mi ricordo. Davvero? Okay. Se... Signore Esocchino qui spara sul tuo granchio, certo. Di 6 più 3 colpi, 6 colpi, al 2 perché è rimasto fermo, questo manca, questo letale, resistenza del granchio, 10 al 5, magnifico. Un save almeno? Un save almeno 2. Di 3 colpi si tirano, 2 colpi al 2, che bina gli 1. Questo è letale al 5, ecco, posto, meno 2. Cariche! Tiranno sul granchio. Magico. Ho già voluciato questo nome. Sì, signore dello sciame sul granchio. Magico. Tizi Kai, certo. Sugli schitarri, ovviamente no. Tu mi puoi interrompere? Yes. Non attaccare il primo colpito con una ferita rimasta perché una ferita ti chiappa magari, però più probabilità di farti male con quell'altro. Tu quanto hai di armatura? 2, ovvio. E comunque ti salvi al 4 perché noi tirani non abbiamo VP, grazie Giu. Comunque CP, vabbè, facciamo col tiranno. Tiranno, se attacchi al 2, 1 riesce a mancare, 1 letale, questo è al 4. Non è bracchettato? Non si bracchettano. Oh, ok. Al 4 binato, quindi sono 3, 4, meno 2. 4 invulnerabili al 4. 4 falliti, quanti anni sono? Sarebbero? 12 totali. Boh, ne ci però uno. Ha senso? È morto probabilmente comunque. C'è un altro tizio dietro. 3 CP, entro 4. Ne uso uno e vedo se lo recupero al 5. No, no. Quindi vado a 2 CP. 2 CP. Vedi. E vedo se lo salvo, era il 4. No, no, vedi se esplode. Giusto, sarebbe bello. No. No, perché. Altri 2 punti di abbattetelo, per favore. Fine. Faccio 4 punti di Engage on Offense perché sono in tutti i quarti. Chiaro. Non spero ancora per molto. Spero che questa cosa finisca presto, perché... Fase comando degli avversario. Quindi pesco 2 carte. Pesca 2 carte. Engage on Offense e Bring It Down. Bring It Down ci sono 2. È facile. E quello è un mostro, no? No, fanteria. Fante, ok. Non un mostro, sicuro. Ok, ok, va bene, va bene, va bene. Cioè, sarà una bestia, forse, una cosa del genere. Quelle cose che non esistono. Fanteria. Ok, allora, io sono in modalità tiro, quindi eccetera eccetera. Sì, abbiamo tutto non quanto. Devi fare Battleshock e fai 0 punti di primaria. Esatto, 0 punti di primaria. Devo tornare su quell'obiettivo là per farle. Un CP. No, perché se andrà questo all'inizio del prossimo turno, quindi, sì. Quindi quello non conta più niente. No. Al massimo ti devo ammazzare quei tizi, così puoi smettere di fare punti di engagement in front. Questo coso qua sarebbe bello che se ne vada. Devo usare CP, ora 3 CP. Sì, adesso sei a 3 CP. Esatto. Io sono a 2 CP. Allora, lui avrà già colpirà già il 2 perché sta a posto così. Lui invece per colpire al 2 deve... Per colpire al 2... No, colpisce al 2 comunque contro i mostri perché quelli sono mostri, quindi col crane per lui che colpisce al 2. E starà piazzato. Non ho nessuno che sia sotto starting strength. Ma tranne loro, ma loro rerollare le cose non mi interessa molto. E più movimento e avanzate. A chi mi interessa? E dare magari la assalto alla gente. A chi mi interessa? Cole dove andrà questo turno? Probabilmente verso di là. Comunque, a meno che non voglia andare a ammazzare quei tizi là.
Devo fare Bring It Down, quindi devo ammazzare quei due tizi là. Facile. Devo fare Engage on all fronts, quindi devo andare su quel quadrante e quello la vedo dura. E qua ci sono, là ci sono. Sì. Devo andare su quel quadrante, quindi qualcuno dovrà andare di là e probabilmente sarà Cole a sto punto, perché è qua vicino. Potrebbe mandarci anche il granchio? Sì, potrei mandarci anche il granchio. Facciamo così. Ah, però granchio voleva sparare a quelli, ha senso. Quindi ci manderò questo tecnopete e basta. E basta esserci dentro, no? Anche se ho avanzato e cose. Sì. Ok, va bene. Dubito di poter stare, devo essere interamente dentro quell'altro del campo. Sì, a più di 6 dal centro. Più di 6 dal centro, quindi quello là la vedo dura comunque. Però che lui non tiri un 6 per avanzarmi neanche in quel caso. Non si sa. Non si sa mai, è vero. Ecco, no, c'è un modo, se lui tira benissimo, tira una carica, tipo per fare tank shock, entra tipo qua, non so se sarebbe completamente nella tua zona di schieramento, in quel quadrante, ma no, penso che non lo farò, basta, penso che mi limiterò a fare tre quadranti in buona così. Va bene, ok, allora spenderò un CP per dare ai Castellan più tre movimento più avanzate cariche e Cole farà così, senza pivotare, andrà di qua per cercare di caricare quei tizi. Questi così qua si muoveranno qua dentro. I caster hanno una strada libera per andare in quella direzione. Ti fa un veloce con la pietà. Però veloce. No, ma anche no, grazie, guarda. Lui andrà qua dietro, quindi non è anche facilmente targettabile, deve essere a più di 6 pollici al centro del tavolo ed è in quel quadrante. La cosa che dà fastidio è questa roba qua. È abbastanza rottura di cazzi. Perché con questo vorrei avere la libertà di ammazzare i due mostroni. Penso che... Abbastanza fastidioso. Che so, sì. Perché tu avrai due quadranti in pratica. Ne avrai uno, due, tre quadranti. Sicuro. In pratica. Poi vediamo cosa se gli astri si allineano, non penso proprio. Devo dire. Sì, sì, è vero, è possibile comunque fai di più. Però se quei due cosi là sopravvivono mi rende abbastanza difficile la vita, quindi devo ammazzare quei due tizi là. Quindi questo andrà in questa direzione, fa 10 pollici, va così, tipo. Per watcharlo, per watcharlo, non penso che ti convenga. Non so con cosa, ma va bene. I signori con i tizi là. Sì, con lanciafiamme. Con lanciafiamme, è il cavo migliore per watcharlo. Va bene, basta, finito i movimenti. Iniziamo così con un altro target, atomizzatore solare sui tuoi signori là. Uh-huh. Sono due colpi al 2. Al 2 1 entra e un 6 va al meno 4. Uno muore. Sono di 3. Sono 3 danni. Sì, uno muore. Sì, okay, Yoink. Quel che serve per non servarsi. I Castellan lancia fiamme sulla biovora. Ha senso? Sì, vabbè, lo facciamo. Tanto per... Oh, scusa. 4, 3. Sono 9 colpi. 3, 6, 9 colpi. C'è anche la pistolina. Forza 6. Resistenza 6. 3, 4. Quindi sono 5, 6 va almeno 1. Bello, 4 danni. Ne ho una ancora. La pistola, non se la ammazza. Sì, colpisce perché lo tirerebbe al 3. Forza 6. Meno 1,
No, morta. Non farò male. Yoink. Va bene, e penso che sparerò ancora solo quelle cose là sulla... Guarda! Facile così. Come faremo con la mina spora così? No! Con gli schitari. Non ce l'ho meno neanche accorto. Schita schitari? Ci arriva, no? Ho 30 pollici di range, quindi ci arrivo con questa fetta qua. E devo controllare la range delle armi speciali. Eccolo qua. Tutte 30, tranne 36, il fucile che era quello. L'archibugio che era quello che era fuori range. Ok. Quindi ci arrivo con tutti. 30 pollici a questo punto. Ci arriva. Quindi era morto uno, se non sbaglio, sono 3, 6, 9. Quindi era morto uno normale. Quindi sono 6 armi normali, quindi sono 12 colpi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Altre. Rollab. Oh, vabbè. Forza 4, quindi al 2, penso. Penso che sia morto. Penso sia morto, dai. Sì, ho tolto la mia spora, c'era un modo. Ok. If there's a will, there's a way. If there's a will, there's a way, proprio vero. Paolo Vitta? No. E con chi sparo a cosa? Quel tizio là ha una sola ferita rimasta. Sei in rapid fire, direi di sì. Ma sono tutti e due morti. Non è detto, non è detto. C'è una quantità di layer di 4 più che io non voglio neanche avere niente a che farci. C'è una ferita. Questo qua, tutto quello che ha sul tiranno. Vabbè. Quindi sono 12 colpi di stabber. 9, 12 al 2. Questo è un bilico. Così ci sono 3, 6, al 6, hai un save per me. Quel che basta. Al 2. E il laser a neutroni, 3 colpi al 2. Ok. Non è sostenibile. Al 3, forza 14. Dammi un secondo. C'è 2 CP rimasti. Sì, ci può questo. Quindi entra, al 5 più lo recupero. No, non mette sta. Non c'è più rimane. Passa uno. Cos'altro ha da sparare? Lui ha finito, c'è ancora lui che ha il lanciarazzi, il cannone ferrumite e gli stabber. Cannone ferrumite sono di 6 più 1 danni. Quanto danno mi fa sta roba? Di 6 più 2. CP? Ma sì, intanto, per for fun. Fanculo, anche te dado. Di 6 più 2. 6. 6, 4 più 1. No. Adesso esplode. Così esplode, ammazza anche l'altro. L'altro tizio. Spero non c'è più per dargli fino a play a quell'altro. Certo. Sono 9. Tanto. 18 colpi di stabber. 3, 6, 9, 12, 15 e 18. Al 3 questi. Cosa? Io sono a 0. Io sono a 1 e lui a 0. Così ci sono 2, 6. Al 6 sempre. Hai 2 save per me. Quelli che bastano sempre. Nella tua scatola. No, non è la mia. Ah, no, è quella di... La mia è... Via. Te l'hai colpito con una ferrumita, al 2. Al 3. Ok. Muli. Cosa vuoi che ti dica? Danni. Perfetto, vai. Quanti erano di 6 basta? Erano di 6 più 1 ognuno. Morto. No, sì, ma io fino a pena al 5, non era più al 4. Ah sì, fino a pena al 5, ok. Non mi ricordo quanto avevo tirato, più che altro. Tanto che serve. E ultima cosa che ho, carica di Cole. Perché fase di tiro è finita, direi. Sì, quindi beh. Carica di Cole su quel tizio là. Fammi anche la carica di Cole.
4 attacchi di ascia al 2. Forza 8 al 2, immagino. Ok. VP. Meno 2. Boh. Al 6. Danni? 2. Tu hai 27 attacchi. Sì, ne ho ancora un paio di altre cose. Vai, rimane uno con una ferita. 2 di 6 colpi di sciami metadendriti. 8 colpi, 2, 4, 6, 8. Al 3. Forza 4. Forza al 5. Al 5 e 1 è entrato. E siete a 5. Sì, era 1, VP 1, 0. E fallisco comunque, bravo. Okay. Tanto mancava altro, no? C'era ancora 4 attacchi di Arsor. No, fine turno. Fine turno, faccio Bring It Down. Abbiamo detto che quel coso non era un mostro, no? Quindi sono due mostri ed erano... 4 punti in totale. 4 punti totale, ok. Sì. E Engage on Fronts, abbiamo detto che ho 3 quadranti. Sì. Uno, quindi 2 punti di Engage on Fronts. Siamo quinto turno, questo comando, obiettivo ci saluta. Questo obiettivo ci saluta, io faccio 15 punti di primaria, non ho altro da fare. Fase di comando non c'è, sì, non c'è niente da fare, fase di movimento al massimo posso fare qualcosa di funny. Funny boy. Ok. Teme superi comunque. No, penso di no in realtà. Perché non ho modi per arrivare più a quello di più. Dipende che secondario fai. Che poi era... Sì, dipende dal secondario, chiaramente. Però devo fare 10 punti secondari, non so. Non lo so tanto. Ti vedo, non ti vedo. Questo. Questo qua avanza a sto punto. Lui rifà la fine. Alla fine, sicuramente, però comunque devo arrivare fino là. Vado. Va bene, missioni. Abbiamo Behind Enemy Lines, che dovrebbe perfetto, essere automatico. E No Prisoners, che direi invece di no. E penso che... Devi uccidermi le unità. Posso ancora rollarla, no? Ho ancora New Order, sì. Non ho ancora usato. Un CP, puoi rollarla. Quindi userò un CP per rollare No Prisoners. Defend Stronghold. Non lo tieni in questo momento. In questo momento non lo tengo, è proprio vero. Devi spostarti indietro. Però anche se faccio entrambe, comunque non vinco. E l'unico obiettivo che conta è quello là dietro, quindi mi sa che non ho modi per farci. Vedi se riesci ad arrivarmi lì. Io in quel momento sull'obiettivo ho 6 di controllo. Hai 6 di OC? No, 8. 8. C'hanno 4 all'uno. Che già ben peggio. E... fammi vedere un attimo quanto ho disintegrato. Momento Datasmith. No, Tecno... Sì, sì, tecno... sì, sì. Deve comunque fare... deve comunque fare un bel, una bella carica. Il tuo obiettivo comunque non conta, no? Contro solo quelli a zona centrale. Contro... anche quelli avversari. Esatto. Dovevo vedere una cosa. Cosa volevo vedere? Ah sì, la UC. Il disintegratore sì. Ne ha 3. E quindi anche se te ne ammazzo uno. Vabbè, a parte che devo ammazzarti entrambi, cioè devo avere 5 per arrivare. Dovresti però. Arrivare il. Stavo pensando di arrivarti con quello, per dire. Perché con quello se gli do il più movimento. Cioè arriva? Sì, ci potrebbe arrivare. Perché va a 13 pollici di movimento e dopo fa una carica con più uno e ci potrebbe, ci può arrivare. Sì, perché basta che arrivi tipo qua. Sì. Sì, dovresti fare una carica molto alta. Ma con più uno. Oh, e cos'altro posso fare? Niente, devo fare questa cosa qua. L'Engine Seer penso che abbia uno. Se penso che abbia uno e è probabile che abbia uno. E se ha solo uno. E se ha solo uno posso solo pareggiare. Anche cioè, in senso anche ammazzandotene uno che comunque non è. Boh, allora, queste robe qua stanno sempre a fare. Quello, Kaul non serve a chi se ne frega. Loro magari si spostano per sparare, hanno qualcosa, possono sparare dei colpi di fucile plasma in quella direzione. Esatto, l'ingegnere ha solo uno.
Quindi c'è qualche modo in cui lo faccio ammazzandoti entrambi quei tizi? Non è probabile, ma vabbè, ci proviamo. Come sta andando? Cosa ci devo dire? Un CP spendo per dare a quel tipo là più 3 movimento e più 1 cariche. Quindi vado a un CP. Sì, lei quante sono segnate? 1, sì, 1 e 1. Vai, mulo! Dammi un secondo, devo ancora muovere un paio di cose per vedere se con cosa arrivo a vederti i tizi. Quindi con questo qua, sono i tizi che contano. In realtà anche gli altri, perché ogni dado conta a questo punto. L'ingegnere sta arrivando anche lui. Ingegnere di Gran Croce. Eccolo qua, sta arrivando, ha una carica di... Dipende quale dei due rimane in vita. Esatto, esatto. Tanto sono ammazzati entrambi di nuovo, quindi. E devo muovere il carro, che farà dritto per dritto senza pivotare, perché non può permettersi di perdere pollici di pivot. Fa una cosa così, quindi farà tipo così. Arrivando di culata, ed è una carica di... Se la conto da questo punto qua, per arrivare in engage... Sono 7-6 pollici, 7 pollici. Sono tipo 7 pollici, esatto. E sono entro 8. Statistico. Cos'altro? Quel granchio là? Il granchio di Gran Croce. Riesce ad arrivare per sparare. È l'unica cosa che gli si poteva chiedere di fare, quindi già apprezziamo tutto quanto. Cole avanza. Quello ci interessa. Cole non ci interessa. No, ci interessa perché dare ruolo a questa unità. Al degli uno può essere la cosa che ci aiuta, mm-hmm. Così, basta, è tutto quello che potevo fare. E lui dovrebbe caricare idealmente quello. Tu puoi dargli posso dare un fill no pain. Il fill no pain, cominciamo da, non so neanche, questo coso qua che sparerà a questo. Ok, a posto. Anzi, facciamo insieme da questo che sparerà con il laser neutronico, cioè quel tizio là. E con l'altra arma, quindi cominciamo con gli stabber. Quanto ha di pp il laser neutronico? Meno 4. E non sono in cover. Direi che te lo vedo tutto. Spenderò lì il CP. Gli dai fino a pena il 6. Fino a pena il 6 su quello a piene ferite, quindi in pratica. Sì. 3, 6... Ah, no, non 6. Sei in corda, dubito. Sei in corda, 3, 6, 9, 12 al 3. Ah, rollavo un 1, c'è un 1. No. E un 6. Questi al 6, come al solito. Da solito a solito. Vai. Quindi questo ha fatto laser neutroni. 3 colpi al 3. 2, non penso che ne ci per uno perché mi servirebbe il tank shock. Quindi 2 colpi al 3. Ah, vale. 1 al meno 4. Danni. Di 6 più 2. Al 6. Boh, rimane a 8. Penso che sia abbastanza, ma vedremo. Tutta questa squadra qua sullo stesso... Io lo stesso. Dimmi tu. Ci sto pensando. No, ci sto pensando. È difficile. Perché quello è fino bene, mentre l'altro no. L'altro in cover. L'altro in cover, ma loro ignorano cover. Che palle. Quindi loro sull'altro, diciamo. Non dai. Che cambi comunque. Sì, non che cambi tantissimo. Però devo vedere tutti, sì, va bene. Cominciamo con i fucili, abbiamo detto che erano 6 con i fucili, quindi sono 12 colpi. 2, 4, 6, 8, 11, 12. Al terra ognuno. Ho detto 3 con un R incredibile. Sono 4, 6, quindi questi 4 entrano dentro. Questi qua al 6. E abbiamo 2, 6. 2, 6 va almeno 0. A postissimo. 2 colpi di fucile plasma, chiaramente sovraccaricato. Questo era il rollo.
No. E a forza 8 al 5? No. Vediamo se muore. Vabbè, non cambia molto, insomma, se muore. Chissà. Arc Rifle, due colpi. Un colpo. Scusa, non muore. Un colpo al 3. A forza 7 al 5? No. Un colpo di cecchino. Cecchino fa sempre. Cecchino fa qualcosa, no? Sempre. Cioè, lo colpisce al 5 di nuovo? Sì. Non ha devastanti, no? Salvo. Spero di no. Ha solo precision, penso. Si sta cagando addosso per le devastanti. No, ha solo heavy precision. Ok, quindi fatto. E l'ultima cosa... Ah, c'è lui con la pistola. Con la pistola a 12. Non mi ora cover, però quindi sarà sto tizio qua. Un colpo al 3. Al 2, scusa. Su quello non senza fino pain. Su quello con fino pain. Ah, ok. Comunque, l'altro, il carro, ti vede tutto questo coso qua comunque, quindi penso che non hai cover. Sì, no. E quindi sparerà tutto quello che ha sul tizio senza cover. Ok, che ha il fino pain però. Sì, che ha il fino pain, però dopo non posso ammazzare l'altro fisicamente, penso proprio. Nessuno di molta probabilità. Dipende. Cioè, con molta probabilità sì, ma sto parlando proprio che è impossibile statisticamente che deve ammazzarti quell'altro. Quindi vabbè, sparo tutto su quello cercando di ammazzarti, è buona così. Quindi quello là è tre colpi di canone per Rumite. Facciamo subito, sì, dai. Ripeto perché l'altro non lo vedi. Possibile. Questi tre entrano, e forza 14, forza non mi ricordo, 12 o 14 o comunque 3. Due entrano. Ripi. Meno qualcosa. Falliti. Meno 3 penso. Falliti. 2 di 6 più 2. Sono 9. Beh, tanto c'è ancora cosa da sparare. Sì. E vivo con una ferita. Gli stabber 3, 6, 9, 12, 15 e 18. Gli stabber al... Perché i missili, scusa? Sono pochi di colpi. Sì. Vabbè, fai il Ah, c'ho i missili! Tre colpi al 3. Forza 9 al 5. Questo? Tu il link. 2. BP? Meno 2. Ok. Danni. Uno. Un morto. Quello che serve io. Ecco, esplode anche. Grazie. Mi fa di tre mortali. Grazie Zocrino! E fare il primo terzo per l'altro stronzo. Ecco, ovviamente. Perché non ci facciamo mancare niente da questo stronzo. Se vinco così. Se vinci così io. Se vinco così. Piango perché non sei possibile. No, non penso comunque. Non penso che sia possibile neanche. Va bene. Carica. Tiro finito, carica. E quindi il coso là. Sì, fai tension. Tank shock. Sono 12 dadi perché. Scusa, 10 perché è la resistenza, giusto? Sì. E non ho più resistenza di te, quindi non... No. Dopo 3, 6, 9, 10 al 5, giusto? Sì. Dopo c'è la carica da 10 su quell'altro. Al 5. Quanti 5 mi hai fatto? 2. 2. Boh. Dovrebbe essere a posto, perché penso che sia... Vedi se riesce a caricare quell'altro. Vediamo se con l'ingegnere carico. Carica da 10, no. E non ho più CP. Non hai più CP. Aspetta, questo coso qua aveva dato a tether? Sì, aveva dato a tether, quindi entrerò al 5 più recupero il CP. No. Bene. Spendo un CP per darmi fino appena al 6, ah, l'ultimo. Vai. No, ne avevo due all'inizio di turno. Ne hai tanti tu, qua. Non li ho toccati. Forse ha toccato. Però ho toccato male, ne avevo due. Tre colpi di Armor School al 4. No. Fatto. Perché nel mio turno non ne ho usati i CP, quindi ne avevo uno di là e uno di adesso. E ti rispondo per spregio. Per spregio. Per fastidio. Ecco, ospiti. Due letali. Due letali e basta. Almeno? Meno zero danno due. Vivo! Perché c'è fatto? Chiaro! No, quanti punti di... Ah, ci siamo divertiti almeno. Quanti punti di Behind Enemy Lines? Allora abbiamo fatto Behind Enemy Lines, abbiamo fatto 4 punti e basta. Non era sul suo... No, all'inizio della partita penso di non aver messo nessuno in metà di... No, penso di no. Non c'erano schitari. Penso di non averci messo schitari all'inizio della partita. Gli hai fatto lo scout in avanti. Sì, esatto. E devono essere là alla fine della fase di movimento, della fase di comando dopo che lo controllo per sticcarlo. Primaria? Quindi... Zero, perché non controlla. Primaria, lui. Esatto. Non controllo l'obiettivo perché Giovannino ha 4 4 C su quell'obiettivo. Non perdi o C...
Non cali? Però non è... No, solo meno una colpire. Anche se fosse... Vedi che farò degradi? Anche se fosse non è degradato abbastanza, cioè 5 ferite rimaste. 5 ferite rimaste, si degrada. Sì, però con solo meno una colpire. Vedi che... Avrei dovuto tirare di Gesù quest'ultimo tank shock. Tank shock può fare massimo 6 ferite, eh? Sì. Quindi quante ne ho fatte? Ne ho fatte 2. Rimaneva una ferita. 4. Rimaneva una ferita e ti potevo fare gli ultimi di Armored Core. Sarebbe stato bello. Sarebbe stato bello. Non ti sarei impiccato. Sarebbe stato il momento per dove... Dopo le 3 ferite, le 3 portali di esplosione dell'altro. Dai! Considerando che avete fatto una miseria di... primarie, ah, almeno alla fine ci siamo divertiti. E dal secondo turno non mi diverto più. Avete fatto 10 punti di primarie tu col mech e 23 col solo 10? Sì, perché è il turno che ne avevi un turno non l'hai fatto perché tu ti sei scioccati. Ah, il turno dopo hai fatto 10. Mi ha fregato l'ombra di Warp. Senza l'ombra di Warp avrei vinto questa partita, penso tranquillo. Sì, di per 4 punti. Get fucked. Sì, ma non solo, perché probabilmente quel turno potevo usare CP. Alla fine ho buttato CP un po' così, ma senza quello, quel turno avrei voluto fare di più. Però sì. Secondarie comunque anche, ma ne avete fatti tantissimi. Io non credo buttare giù i veicoli, questi veicoli sono immortali. Questi Castellan sono immortali. Solo loro. Loro sì, invulnerabili. Ma... Allora, vediamo, io dovrei aver fatto, e ti faccio un calcolo approssimativo. Io ho fatto Behind Enemy Lines per 4. No Prison salvo scartata, quindi niente. Bring It Down l'ho fatto per 4, quindi siamo a 8. Engage on All Fronts l'ho fatto per 2, quindi siamo a 10. Quello di bersagli condannati sono 5, quindi sono 15. Totale. Per ora. Io ho contato 4 di Behind Enemy Lines, 4 di Bring It Down, 2 di Engage on All Fronts e siamo a 10. 5 di avversari condannati, siamo a 15 totali per ora. Sì. Presidio l'abbiamo fatto per 6 punti, quindi siamo a 21. Sabotaggio l'abbiamo fatto per 3 punti, siamo a 24. Area Denial l'abbiamo fatto per 5 punti, siamo a 29. Esatto, perché col The Horde all'inizio era scartato automaticamente. Quindi questo è quello che ho fatto. 31. Questo è quanto. Bene. Giovannino non è mamma contento. Mia, è stato proprio... Il mech viene qua, piange, però poi fa casini. Perché dopo il primo turno sembrava veramente che tu mi tabolassi al secondo, praticamente. E dopo, da quel punto in poi, tu hai tirato maluccio e io ho tirato bene, soprattutto su di loro, appunto. Perché loro hanno fatto tutto un lato del tavolo. Il problema è che ho schierato forse maluccio e poi c'è stato... il tiro iniziale che un po' mi ha fottuto, che è stato di quell'obiettivo là, che era quello che rimaneva, perché se fosse rimasto qualsiasi obiettivo che non fosse stato quello là, questa partita sarebbe stata completamente diversa. Però cioè vabbè, in senso, colpa mia perché ho schierato troppo in quella direzione e non ho dedicato abbastanza attenzione su quella. Ho detto vabbè dai, ho il 66% che l'obiettivo importante sia uno di quei due. È buona, hai perso il tuo 66%. Ho perso il mio 66%, ho perso un tiro di dado al 3 più. E questo è stato. Però vabbè, tutti i tiri di solidità della nostra partita non contano, quindi insomma ci sta. Però dai, meno fatto qualcosa, Admech. Fatto più di qualcosa. I Castellan hanno nominato un po' di gente, che hanno ammazzato un Malesept, hanno ammazzato un Killer Urlante, Senzoantropi. Senzoantropi. In tiro la Diovola. Con il colpo di pistola della... Vabbè, l'avrebbero poi mazzato. Mi stavo chiedendo se forse è stato un errore fare quello, perché io comunque dovevo spostare i Castellan in questa direzione. E se li avessi avuti qua, in questo turno, forse avrei potuto collaborare di là almeno sparando lanciafiamme. Mm-hmm. Però forse non sarei stato in range. Penso 12. Allora. Quindi difficile. Perché 6 pollici di movimento più 12 di pollici di gittata erano 18, e chiaramente non c'ero. E se davo più movimento a loro invece che a quello, comunque non riuscivo ad arrivarmi lì e quindi non potevo fare niente comunque. Quindi non c'era granché altro da fare. Però comunque non è stato un errore non mandare loro in melee e farli sparare, perché non aveva senso. La Diovola te la ammazzavo comunque in corpo a corpo, che cazzo di idea è? Si sa mai. È vero che non si sa mai, però tanto anche se non l'ammazzavo cosa mi cambiava?
restavano in corpo a corpo, la biovra comunque non poteva spararti la bella sporetta per farti punti. Sì, non penso. Da corpo a corpo. E quindi non ti serviva niente. E te la ammazzavo nel tutto un Emilio, oppure sì, tu sì. Disingaggiavi anche a sto punto, cosa cambia. Disingaggia, Feo. È tutto bene. Quello che ho da dire. Bene, è stato un calvario. Sperando che la prossima volta tablo il suo maledetto Mac. È stato un piacere ammazzare così tanti modelli delle blatte schifose. Ho parlato. I fanboy schitari hanno quasi vinto questa volta. Non sono fanboy schitari, quindi non mettetemi, non mettete al mio esercito voci infondate. E niente, buona, e come al solito, buonanotte, buone botte. Mac merda. Mac forte. No.